Siamo collegati? Buongiorno a tutti, ci troviamo questa mattina per proseguire la chiacchierata che abbiamo iniziato la settimana scorsa con Massimo Costantini, che è fortunatamente di nuovo qui con noi, e per, diciamo così, continuare un percorso che era stato avviato, come avevamo detto settimana scorsa. Che era stato già comunque vada analizzato attraverso i seminari che Massimo ha fatto nel suo ruolo di High Performance Elite Coach con le TTF. Questa mattina insieme a noi c'è anche Matteo Quarantelli, direttamente dal torneo di Bolzano, a cui passo la parola per introdurre la mattinata. Matteo Laud. Matteo, il microfono.
Scusate, mi trovo a Bolzano. Buongiorno a tutti. In questo momento si sta avviando il primo round maschile della competizione Top 12 organizzata dal Comitato regionale dell'Alto Adige in collaborazione con la società di Appiano e con le istituzioni locali. Mi fa piacere così sottolinearlo perché riusciamo almeno per quest'oggi a coniugare due momenti, no? Momento importante della pratica sportiva a cui noi tutti teniamo, ma anche un momento di ulteriore confronto, riflessione, approfondimento che la scorsa settimana credo abbia avuto uno straordinario riferimento. Lo facciamo ancora una volta grazie a un contributo speciale. Quello di Massimo Costantini, che non solo riesce a essere a noi vicino con la sua professionalità e con la sua intelligenza, ma anche con la passione che trasmette attraverso messaggi che sono estremamente positivi e io direi anche molto propositivi, perché ci inducono a trovare soluzioni nuove, a osservare e a prendere quello di ciò che di più positivo noi possiamo trovare in tante esperienze che possono essere magari anche già a noi abbastanza note, oppure altre che impariamo a conoscere meglio attraverso proprio l'esperienza di chi, come lui, ha coniugato sport di alto livello, attività con un profilo magari diverso, ma che sono in realtà altrettanto importanti, perché sono quelle proprio che coinvolgono magari la maggioranza, no, dei nostri praticanti. Lo facciamo in questa seconda puntata con un contributo che ci consente di far passare, come dire, alla terza e quarta tappa di questo processo di sviluppo dell'atleta, cominciando a entrare nella logica dello sport un po' più evoluto, quindi dell'attività degli atleti che vengono selezionati per le squadre nazionali. Io a questo punto passo direttamente la parola a Massimo. Auguro a tutti come dire, una buona partecipazione e invito a essere, come dire, interattivi, a partecipare il più possibile, perché deve essere veramente un'occasione in cui ascoltiamo, ma partecipiamo, cerchiamo di confrontarci e non soltanto di, come dire, ascoltare. Buongiorno Massimo, quindi, ben trovato nuovamente. Buongiorno, buongiorno Matteo, buongiorno Domenico, buongiorno a tutti voi che siete dall'altra parte. Mi fa piacere di sapere che a Bolzano c'è questo restart, chiamiamolo così, questa occasione di confronto, e saluto tutti gli amici di Bolzano e gli atleti che sono impegnati in questa manifestazione. Tutto bene? Settimana intensa, settimana di preparazione per questa seconda puntata, chiamiamola così, che racchiude le ultime due lessons che erano state appunto mandate in onda nei canali dell'ITTF durante l'estate, a fine luglio e primi di agosto. Come Matteo diceva, oggi entriamo un po' nella sfera di quelle competenze, abilità e situazioni dove si prende in esame tutta una serie di atleti, chiamiamoli nazionali e ancora di più i professionisti. Quindi Matteo, Domenico, io partirei, sì, se ci sono domande, magari alla fine della prima parte, forse possiamo fare un piccolo break per le domande e risposte Certo. eventualmente, perché poi
c'è tanta carne sul fuoco, veramente, lo vedrete. Esattamente, esattamente. Credo che sia un'ottima idea, anche perché un po' per tutti, no? Avere un piccolo break a metà dei lavori può essere anche piacevole per prendersi un caffè, per bere un bicchiere d'acqua. Ecco, può anche quello ci vuole, il caffè ci vuole sempre. Ecco, appunto. Quindi, diciamo che con Massimo condividiamo questa passione, no, per queste buone miscele. È vero, è vero, Matteo. Buon lavoro, grazie. Grazie, grazie. E io partirei subito, come dicevo, abbiamo la settimana scorsa visto questi due aspetti di come gestire, come trattare, come rapportarsi con i principianti e gli OPS. Oggi vediamo i nazionali e successivamente, sempre questa mattina, i professionisti. Spero di darvi un contributo che possa, come l'altra settimana, così stimolare tutta una serie di meccanismi che magari si conoscono oppure si pensa che siano dati per scontati, ma in realtà il nostro lavoro di allenatori è molto di più della routine che ci avvolge quotidianamente. Quindi, ecco, questo lavoro mette appunto in risalto diversi aspetti e mi auguro lo troviate interessante. Quindi oggi parliamo di due aspetti precisi, degli elementi in comune e gli elementi della performance sportiva. Tra gli elementi comuni, come potete vedere, occorre indicare degli obiettivi, la pianificazione, l'allenamento e competizione. Vedremo che certi aspetti sono veramente comuni nel corso di tutta la carriera di un atleta, ma io direi anche della carriera di un tecnico. Mentre gli elementi della performance sportiva sono quelli che noi abbiamo sempre indicato come necessari per avere un alto rendimento, chiamiamolo così. Parliamo di forza e resistenza, quindi tutto quello che riguarda la sfera del fitness, della preparazione fisica, atletica o comunque del corpo che si prepara per le prestazioni, la psicologia, la parte mentale, lo sappiamo molto bene quanto è importante nel nostro sport, lo vedremo più tardi. La tecnica e la strategia e tattica, che io sempre metto insieme perché hanno piccole differenze. Quindi è il momento di competere. Cosa dobbiamo tenere in considerazione? Dobbiamo certamente valutare l'allenamento e la competizione, dobbiamo creare una periodizzazione dei nostri allenamenti, il lavoro di preparazione fisica e mentale specifico, la tecnica e la tattica. Ci sono svariati scenari da questo punto di vista. C'è una forte opportunità di viaggiare, lo vedremo, e io penso che la cooperazione tra gli allenatori non è mai abbastanza. Il tennis tavolo, come tante altre discipline, ha bisogno veramente di momenti di condivisione, di confronto, e solo attraverso questo libero un po' parlare, anche magari si dicono anche delle stupidaggini, ma che importa, ma è importante che riusciamo ad avere un momento di confronto, noi parliamo e ci ragioniamo, perché c'è sempre qualche cosa da imparare. Io, per me questo è un fatto fondamentale, una attitudine mentale che gli allenatori dovrebbero avere, che dovrebbero anche trasferire ai propri atleti. C'è sempre qualcosa da imparare. Quindi, cos'è successo fino ad oggi?
Abbiamo iniziato a giocare, no? Facciamo un piccolo riassunto, ma veramente breve. Abbiamo iniziato a giocare, abbiamo imparato come giocare naturalmente, abbiamo iniziato a gareggiare, siamo migliorati, abbiamo vinto, abbiamo perso, perché quello ci sta, e abbiamo fatto molte cose. E adesso che cosa succede? Abbiamo raggiunto un certo livello. Ora che cosa succede? Ci sono dei meccanismi automatici che vanno, che si lasciano andare? Possiamo intervenire in questi meccanismi? Che cosa ci tocca adesso, no? Dal punto di vista della progressione di un atleta, dello sviluppo di un atleta? Parliamo dei quattro elementi familiari, per me sono la stella polare, li chiamiamo. Vedremo poi perché ho scritto Kiss by Max, che non è un bacio in inglese, anche perché Kiss si scrive con due S, vedremo più tardi che cosa vuol dire. Obiettivi, pianificazione, allenamento e competizione, come avevo indicato precedentemente. Questo KISS altro non è che keep it solid. In inglese diremo keep it solid per una cosa che deve essere continua, costante, dove un po' non bisogna mai mollare l'osso, bisogna essere concentrati, avere sempre questa attitudine da portare avanti. Ecco, io credo che il successo di un allenatore con i propri giocatori si basa proprio su questa continuità del lavoro, portato naturalmente a un certo livello. Cominciamo con gli obiettivi. È ora di raggiungere i tuoi obiettivi. Chiaramente partiamo da degli obiettivi generici a degli obiettivi specifici, anche come l'altra volta abbiamo indicato alcune cose. Individua i tuoi obiettivi, cioè gli obiettivi soggettivi, i miei, quelli che io voglio che si possano raggiungere, gli obiettivi di allenamento, che cosa fare in allenamento, qual è poi il punto finale di un allenamento. Dobbiamo evitare che questo allenamento sia solamente un passare del tempo, ecco, quindi diamoci sempre degli obiettivi, l'abbiamo detto l'altra volta, lo ripeto anche oggi, gli obiettivi della competizione, che sono condizionati ovviamente, no? Cioè la competizione, siamo in due, lo stanno facendo adesso a Bolzano, non è che il mio obiettivo può essere raggiunto indipendentemente dall'avversario, è condizionato anche dall'obiettivo, dall'abilità dell'avversario, questo bisogna sempre tenerne conto, perché lo vedremo dopo. Va a toccare una sfera importante della valutazione complessiva dell'allenamento e della gara. La pianificazione ce ne sono diverse, anche qui è un fatto molto importante aver chiaro cosa pianificare, non cosa fare, cosa pianificare. C'è una pianificazione della routine giornaliera, quello che si fa tutti i giorni, si gioca tutti i giorni, bene, si gioca tre volte alla settimana, quattro volte alla settimana, qualunque programma, diciamo così, chiamiamolo settimanale, lo vediamo dopo nella periodizzazione, che sia settimanale o qualunque cosa, diamogli un'identità, chiamiamola così. C'è una pianificazione individuale, si può far parte di una squadra, ovviamente, c'è una pianificazione del team e questa volta ho aggiunto anche una pianificazione della squadra nazionale. Quindi, come vedete, molte cose oggi a questo livello vanno a intersecarsi fra di loro e in qualche modo dobbiamo farle funzionare al meglio. L'allenamento, la definizione, io direi che perché uno ci si allena? Uno si allena per fare meglio, per raggiungere un livello migliore, direi per rendere qualcosa libero da difetti. Ovviamente questa è una definizione ideale, ma certamente il mio allenamento sarà basato sul fatto di
sbagliare meno, quanto scusate il gioco di parole, quanto meno, cioè cercare di avere un performance, un rendimento sempre migliore del precedente. E quindi è ora di perfezionare. E come si fa per andare al livello successivo? Io ho elencato alcune cose qui che magari vi potranno tornare utili per come dicevo, per un'implementazione del vostro lavoro. Essere esigente, lavoro extra, adattamento, perfeziona la tua tecnica. La tecnica è naturalmente indispensabile, io sono stato sempre un fautore della tecnica, se c'è una buona tecnica c'è anche un buon giocatore dietro. Ricerca, imparare a insegnare. Perché dico insegnare? Perché quando ci si trova in un ambito così di squadra magari o di compagni di squadra, si prova, no? Dal punto di vista del giocatore, si prova sempre a aiutare, si prova sempre a dare qualche consiglio, quindi insegnare. In quel momento il giocatore diventa anche allenatore. Questi che ho elencato, che se ne possono aggiungere naturalmente, se li potete vedere anche da due punti di vista, dal punto di vista appunto dell'allenatore, ma anche dal punto di vista del giocatore. Quindi non ho voluto dare un'idea precisa, ma come dire, un confine che è lì, è sottile, no? Dove tutti e due possono effettivamente avere la stessa idea di come andare al livello successivo. Io per portare avanti un certo lavoro direi che mi occorre, sento la necessità di avere una routine che funzioni. Quindi una routine che funzioni ho pensato che possa essere supportata da un consolidamento del lavoro che si fa da tutti i punti di vista e una consapevolezza del lavoro che si fa. Quindi non è una partecipazione passiva del lavoro da parte del giocatore, ma miglioro, imparo delle cose, le consolido, ma sono anche cosciente di quelle cose che ho fatto, perché lo vedremo dopo, mi serviranno in maniera determinante per raggiungere risultati. Beh, non ti risparmiare, qui ho indicato, li metto subito così, tanto per prepararci meglio. Non ti risparmiare. Quando siamo in seduta di allenamento, il lavoro di gambe, che secondo me è prioritario, ma diciamo che è importante quanto altre cose, ci dà l'idea di un allenamento efficace. Cioè il lavoro di gambe, quando lavoriamo intensamente con le gambe, certo non ci dobbiamo massacrare assolutamente, con moderazione, diciamo così, diventa importante per tutta una serie di situazioni che sono anche collegate dal punto di vista naturalmente fisico, ma anche mentale, psicologico, nonché dal punto di vista tecnico e anche tattico, direi. L'abilità, dobbiamo avere un controllo delle nostre abilità. Quando dico consolidare e consapevolezza, significa che io ho in mente veramente le mie abilità e come metterle in pratica. E parlando di metterle in pratica, passiamo alla tattica parte 1, nel preparare qualche cosa, e nella tattica parte 2, nell'applicare in gara quelle cose che ho preparato, che penso che siano mie, che siano utili per la mia performance. Infine, ovviamente, c'è un processo di verifica che ci serve appunto per capire, voglio ripetere ancora una volta, fare tesoro, questa cosa che si dice. Cioè, questa esperienza che noi continuamente viviamo deve avere una valenza, deve avere una forza tutta sua che ci permette appunto di
verificare che cosa è successo, che cosa abbiamo fatto, perché questa consapevolezza ci porta a migliorare. Non è una cosa migliorare non è una cosa automatica, non è una cosa che passo 2 ore in palestra e automaticamente miglioro. C'è tutto un lavoro dietro mentale, lo vedremo anche più tardi, che ci aiuta attraverso una serie di verifiche ad essere più consapevoli delle nostre capacità. Il cesto o molte palline, noi lo chiamiamo cesto, secondo me erroneamente viene detto multi balls. I cinesi, per esempio, da questo punto di vista lo chiamano proprio molte palline. In cinese si dice tuo ciò, significa proprio tante palline che si giocano, non è una sola che si gioca, sono tante, quindi non sono le multiball, perché multiball significa che io contemporaneamente mi ritrovo a giocare 3-4 palline allo stesso tempo, quindi mi viene in mente il multiball quando, durante i tempi di Fuji si giocava flipper con le multiball, che avevi allo stesso tempo 3-4 palline che ti giravano intorno e dovevi giocare. No, qui si gioca sempre una pallina alla volta, intendiamoci, ecco, per cui un piccolo chiarimento che magari conoscete, ma ci tenevo a dirlo. Anche qui mettiamo le cose subito in chiaro. Intensità, realizzazione. Quando facciamo il lavoro del cesto delle tante palline, ci sono due cose fondamentali. Quindi l'intensità, che non sempre può essere massima, non sempre può essere massima. L'intensità ha una, come dire, quantificazione, può essere leggermente intenso, mediamente intenso, molto intenso, super intenso. Quindi anche qui l'allenatore deve dare il giusto, diciamo, aggiustare il volume, no, di questa intensità. E la realizzazione, cosa intendo? Realizzazione intendo che riuscite veramente, i vostri giocatori riescono veramente a fare quello che si dice, in modo più mentale che automatico. Guarda, sto guardando tante cose in giro, di tanti video di questi cesti, molte palline. Secondo me, in molti casi, io ho iniziato a fare già molti anni fa, ci manca la parte mentale, e lo vediamo nel terzo punto, quando dico gioca in modo significativo. Allora, partiamo dall'alto. Fai del tuo meglio, sì, d'accordo. Io l'allenatore mi mette sotto un certo esercizio, devo fare del mio meglio per portare a termine e quindi realizzare quello che mi viene chiesto. Ma posso usare il cesto per aumentare le abilità. Quante volte abbiamo magari creato una situazione, corto sul diritto, corto sul rovescio, la prima palla sul diritto e sul rovescio, poi faccio il flick o altre combinazioni che sono magari legate anche alla tattica, ma che possono invece avere una valenza proprio semplice della ripetizione del gesto per migliorare quell'abilità. Mi viene in mente a questo proposito, durante i mondiali di Svezia, ad Halmstad, subito dopo la finale delle ragazze, delle femmine, vinto dalla Cina 3-1, nella palestra, quella VIP che avevano allestito con 4-6 tavoli, non ricordo, c'era appunto Xiao Jian, quell'allenatore delle femmine cinese, quello pelato, non so se avete presente, e la sua atleta Wang Maiyu. E Xiao Jian giocava questo cesto, ma veramente era un cesto enorme, c'erano state 600-700 palline, una cosa incredibile. Le faceva sempre lo stesso servizio e Wang Maiyu entrava con la gamba destra
diciamo, ad avvicinarsi il più possibile, il gomito avanti, e eseguiva un flick, una semplice apertura di rovescio sul tavolo, a volte un rovescio diretto, a volte un rovescio un pochino più laterale e così via. Allora, che cosa significa questa ripetizione di 400-500 palline? Stiamo parlando del numero 2-3 del mondo, però poi ci aiuta anche a capire per il prossimo gruppo di slides, che la ripetizione anche ad un certo livello non è solo mantenimento, ma è veramente migliorare, raffinare, perfezionare, come avevo scritto prima, determinate abilità. Quindi in quel momento l'allenatore aveva ritenuto importante che lei eseguisse questo rovescio in modo impeccabile, diciamo così. Sai quando si va alla ricerca del dettaglio? Veramente uno deve essere pignolo da questo punto di vista, sia il tecnico che il giocatore, devo essere sincero. E quindi ecco, l'apprendimento, maggiori abilità è importante, si può sicuramente utilizzare in questo contesto. Insomma, ecco, dicevo che quello era un allenamento talmente banale per un atleta di numero 2-3 del mondo che mi sono chiesto: ma perché Xiao Zhen, anzi gliel'ho chiesto proprio, Xiao Zhen, ma perché fai questo lavoro? Come viene nel contesto poi di una partita reale, se fai solo una cosa e sempre? E lui molto candidamente aveva detto: i giocatori anche di livello mondiale devono comunque allenare sempre, perfezionare sempre le basi del gioco, i colpi base. Ecco, in quel momento il flick, anzi in questo momento il flick entra di forza come colpo base nel bagaglio tecnico di un atleta, e quindi anche lei doveva appunto passare per quel processo. Ecco, non diamo per scontato che i giocatori conoscano, sanno fare le cose, poi dopo lo diamo per scontato. Sì, è vero, noi iniziamo ad andare in bicicletta e lo facciamo finché possiamo andare avanti, non ce ne dimentichiamo. Però un'abilità supplementare, una performance migliore richiede molto, ma molto di più. Gioca in modo significativo. Ecco, questa è la parte mancante che secondo me, per quanto riguarda il cesto, è un po' deficitaria in molti giocatori che vedo, esercizi che si fanno. Manca la parte della mentale, cioè la precisione. Se ci avete fatto caso, molte volte si gioca il cesto e questi ragazzi bene, giocano anche bene, fanno questi diritti, questi rovesci, poi ti accorgi che la palla cade sempre, atterra sempre nello stesso punto. Vuol dire che non c'è un collegamento tra quello che io eseguo dal punto di vista del gesto tecnico alla realizzazione della palla, del colpo. Quindi mi ritrovo a creare sempre quella situazione di rovescio, di diritto, ma non riesco a metterci la parte mentale. Per me è molto semplice. Io direi, se avessi un giocatore, direi non giocare mai due volte nello stesso punto, per esempio, una banale indicazione che però permette lui o lei di pensare: ok, se ho giocato sul diritto adesso mi devo aggiustare un po' meglio per giocare al centro, oppure lungolinea, sul rovescio, un pochino più laterale, così via. Cioè una partecipazione mentale secondo me è importante. Gioca in modo significativo vuol dire che io devo pensare nel momento che eseguo quel colpo, anche magari con una certa intensità, anche magari sotto stress, ma devo realizzarlo al meglio e lo devo giocare nel punto esatto. C'è un altro livello, magari ve ne parlo più tardi, ancora più raffinato per poter utilizzare il cesto in modo efficace, al massimo dell'efficacia. Ultimo punto, fuori dalla zona di comfort, no? Se ne parla sempre, uscire dalla comfort zone, come dicono, no?
cioè cercare di portare il giocatore in una sorta, ecco, come si diceva, di stress per vedere dove arriva, no? Quando parliamo fai del tuo meglio, dove arriva il giocatore, quanto riesce a tenere quel tipo di ritmo, di palla, di qualità della palla, qualità del gesto e così via. E naturalmente alla fine abbiamo un obiettivo principe: diventare più forti, cioè migliorare, cioè sentire proprio l'idea del miglioramento. La competizione, passiamo alla competizione. Ho indicato subito la selezione della competizione, perché qui entriamo in una sfera importante di come e dove diciamo fare delle competizioni, siano esse nazionali, interregionali, chiamiamole così, del continente, oppure anche internazionali, fatte ovunque. Ho iscritto appunto una serie di attività, perché per me sono attività, in certi casi anche di preparazione, una serie di attività con l'obiettivo di naturalmente selezionare la competizione, vincere, migliorare, valutare, rafforzare, coaching. Anche qui io metto sempre alcune delle voci. Mi piace poi che ci facciate una riflessione per pensare e dire sì, no, però io ho anche questa situazione. Ah, allora non è solo così, ma è anche in quest'altro modo, perché poi abbiamo detto l'altra volta, che noi dobbiamo implementare sempre, dobbiamo cercare di, come dire, di arricchirci. Magari abbiamo le nostre convinzioni, poi ci rendiamo conto, ah, ma ci sono altre possibilità, ecco che quelle altre possibilità mi servono per mettermi in discussione e andare avanti e cercare altre soluzioni. Quindi, come sempre, ripeto, queste sono dei flash, delle indicazioni, perché poi la squadra ce l'avete voi, i giocatori ce li avete voi, non c'è un'indicazione universale nel come fare, il how to do, come fare, o il know-how. È molto molto individuale, perché dipende, come abbiamo visto l'altra volta, da situazioni socio-economiche, familiari, disponibilità di tempo dei ragazzi, la scuola. Un conto se io ho i ragazzi tutti i giorni, 3 ore al giorno, un gruppo di 20 persone, un conto se ho un gruppo, oggi me ne vengono 7, domani me ne vengono 9, dopodomani ce ne ho 3, c'è il compito in classe, la verifica e così via. Quindi è sempre una cosa estremamente dinamica il nostro lavoro. Quindi la competizione rientra in queste cose. L'analisi delle prestazioni, qui stiamo parlando appunto di competizione, e che cosa dobbiamo tenere presente? Ancora una volta io vi do delle piccole indicazioni. Equilibrio, per me questo è il primo punto di come affrontare un'analisi, cioè dare il giusto peso all'insuccesso, chiamiamolo fallimento, e il giusto peso al successo, perché dobbiamo capire che queste due cose devono un po' funzionare insieme. Se dessi troppa enfasi al fallimento, certamente ho un'idea negativa della mia prestazione, ma al contrario, se dessi troppa enfasi al successo, poi sminuirei quello che è il valore dell'insuccesso, che invece è importante per farmi migliorare. Quindi equilibrio da questo punto di vista. Ricerca.
Dopo una competizione, naturalmente, cerco di capire come tecnico e anche come giocatore, se vogliamo, che cosa ho fatto di buono, che cosa ho fatto di sbagliato, che può essere dal punto di vista tecnico, tattico, del comportamento, forse non ero pronto, le gambe non erano ben reattive, forse non ho fatto ben la preparazione, il riscaldamento, non mi sono riscaldato bene, vedremo anche altri aspetti della prestazione per quanto riguarda i professionisti, come poi piano piano questa sorta di mondo dell'universo dell'atleta e del tecnico vada a espandersi veramente come un Big Bang. Memoria, naturalmente, sfruttare al meglio l'esperienza passata, è importante capire che cosa è successo per poi farne tesoro ancora una volta. Vedete, lo ripeto, l'ho ripetuto l'altra settimana, l'ho ripetuto prima, lo ripeto adesso, lo ripeterò anche più tardi. Far tesoro ogni volta, ecco, riuscire a take away, prendere qualcosa da ciò che è successo. Sempre pronti, naturalmente ci dobbiamo preparare ed essere sempre pronti. Finisce una prestazione, magari dopo 2 ore, come adesso stanno facendo a Bolzano, dopo 2 ore, 3 ore ho un'altra prestazione, ho bisogno di lavorare velocemente in quello che è successo e preparare per quello che succederà. Elementi della prestazione ancora sullo sport, come dicevamo, sport specifico in questo caso, dalla formazione atletica alla specializzazione. Passiamo adesso alle parti veramente della performance sportiva, cioè mi servono questi 4 pilastri, come abbiamo sempre detto, un buon stato di forma fisico, una preparazione tecnica, un livello tecnico, chiamiamolo così, un equilibrio mentale, determinazione, voglia di vincere, mentalità vincente, tanti aspetti mentali che ce ne sono, una vagonata che ne potremo parlare fino all'infinito, strategia e tattica, l'ultima parte. Si parte dal fitness. Allora, io qui ho preparato una serie di cose, tra l'altro questa lezione che avevo fatto appunto quest'estate, l'avevo fatta in collaborazione, se avete visto nella prima slide, in collaborazione con un mio collaboratore appunto, Dominic Plattner, dove lui aveva appunto portato avanti, ci eravamo un po' divisi i compiti, il fitness. Però io so anche che che la federazione, insomma, ci sono stati dei webinar con il preparatore Massimo Oliveri, che sicuramente ne avrà parlato in modo molto molto più specifico per quanto riguarda appunto la preparazione. Io adesso ho ridotto il discorso in fitness, preparazione atletica, ci voleva troppo spazio lì, ho messo fitness. Quindi parliamo di alcuni punti molto rapidamente, come dicevo, perché è una materia molto, molto complessa e affascinante per certi versi, ma anche che deve tenere conto di una serie di aspetti che lo vedremo. Periodizzazione parte 1, i metodi dell'esercizio, la resistenza, la forza, la diagnostica e i test. Andiamo a vedere che cosa succede molto rapidamente. Sì, periodizzazione. Ovviamente essere al meglio della forma al momento giusto è l'obiettivo principale. Io ho una performance da fare e l'obiettivo principe è che devo essere in forma. Quindi la periodizzazione ci aiuta in questo. È la divisione sistematica di una stagione in fasi. Quindi principi di formazione
Ho lasciato l'originale in inglese perché appunto rafforza un po' l'idea, no, dello sport, quindi sport specifica, progression, quindi miglioramenti, migliorie, ho scritto overload, un carico eccessivo, reversibilità e il tedium, che è la noia. Quindi una periodizzazione dovrebbe tenere conto di questi principi di allenamento, chiamiamoli così. Ogni piano deve basarsi su variabili misurabili, questo è importante, cioè io faccio un lavoro e devo poi verificare se appunto attraverso una serie di misurazioni se quel lavoro è stato valido oppure no, è sbagliato qualcosa. Quindi una pianificazione programming nella carriera di un atleta, ecco, possiamo avere questo tipo di suddivisione. Stiamo parlando di carriera, attenzione, non facciamo l'errore di pensare ad un periodo breve, quindi quando parliamo di pianificazione giornaliera andiamo sì all'unità di allenamento di singola o una giornata oppure un microciclo, mentre quando parliamo di mesociclo e macrociclo annuale parliamo sempre di un breve periodo, un ciclo olimpico chiamato medio, mentre un ciclo lungo è la carriera sportiva. Poi all'interno di questo poi ci saranno delle suddivisioni e lo vedremo più avanti. Il metodo di periodizzazione di Matveyev, lo vedete dallo schema, è un po', sì, è in inglese, capisco, ma è un po', si spiega da solo, no? Che c'è un periodo di preparazione, periodo di transizione, di competizione e ancora un periodo di transizione con un riposo attivo. Vedete come queste onde cambiano in base all'allenamento, all'intensità e alla quantità, al volume. Più ci avviciniamo verso le gare e meno volume dovremo fare dal punto di vista, come dire, delle ore che dedichiamo alla preparazione, ma parliamo anche poi della tecnica, perché se mi diminuisce la parte della preparazione fisica, poi mi aumenterà molto quella tecnica, perché è lì che mi devo concentrare di più. Quindi la prima parte mi serve per prepararmi, per mantenere e per sopportare il carico di lavoro. Quali sono le forme organizzative di allenamento, di formazione? Formazione qui noi intendiamo allenamento, perché è poi questo che... Però l'allenamento è anche una formazione. Se poi pensiamo alla terminologia, ci torna anche utile da questo punto di vista, che mentre ci alleniamo ci formiamo anche. Individuale, di gruppo e frontale. Queste definizioni, anche queste foto, sono tratte dal appunto di un lavoro del professore serbo Zoran Jokic, che tra l'altro come ITTF abbiamo avuto nostro ospite due giovedì fa, non l'altro ieri, ma due giovedì fa, era l'8, sì, l'8, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata sull'importanza della preparazione fisica nel tennis tavolo. Eventualmente vi rimando a quell'intervento con delle importanti slides e presentazioni appunto fatte dal professor Jokic. Andando avanti, metodi di esercizio, quali sono? Tipi di carico, modalità di allenamento, tipo di contrazione muscolare e naturalmente il livello di carico. Tutte queste cose le dobbiamo appunto tenere presente, perché ci aiutano, come dicevo, ad avere una guida per il nostro lavoro. Tipo di carico? Diciamo che ce ne sono tre in buona sostanza, lo vedete anche dai grafici. Forse i grafici spiegano meglio delle parole, onestamente.
un carico continuo senza nessuna modifica del livello di carico, e quello è continua e va avanti. Ci può essere un carico, un continuo standard, un continuo variabile con dei cambiamenti appunto di intensità del carico all'interno dell'allenamento, intervallato, quello che chiamiamo interval training, che come vedete ha questo andamento un po' su e giù, sopra e sotto, do il carico, poi rilascio, poi carico ancora, poi rilascio, e quindi le variabili sono sempre identiche. Che ne so, faccio uno scatto di 20 metri e poi 20 metri mi fermo e respiro, e poi faccio uno scatto di 20 metri e mi fermo, uno scatto e mi fermo. Ecco, un andamento variabile, ma che comunque è continuo sempre nello stesso modo. Variabili perché possono appunto cambiare, quando si cambia una cosa cambia un po' tutto il lavoro. Il fartlek deriva da un termine svedese e sostanzialmente significa cambio di velocità, cioè avere un andamento sempre diverso. Per esempio, parlando della corsa, si fa del jogging, poi si fa un piccolo scatto, poi si va a un'andatura dell'80% e poi si rifà uno scatto, poi si fa il jogging e così via. Può essere molto variabile da questo punto di vista, ma l'obiettivo è quello di adattare il mio corpo al tipo di lavoro che poi mi servirà magari per la mia prestazione. E l'interval training, ancora una volta preso gentilmente dal professor Zoran Jokić, anche qui potete vedere alcuni riferimenti, ecco, di come portare avanti. Questo è un esempio di un banale lavoro, no? con un riscaldamento, il lavoro, la pausa, il lavoro, pausa, per poi arrivare alla fine ad un cool down, ad un defaticamento del lavoro. Ecco, questa è un'indicazione, sono 10, 20, 30, 40, poco più di 40, 40 minuti, 45 minuti. Modalità di allenamento dinamico e statico, naturalmente, questo non c'è da aggiungere molto. Tipi di contrazione possono essere diversa, concentrica, eccentrica e isometrica. Tutte queste cose è bene conoscerle, sono sicuro, anzi, che poi le conoscete e le mettete anche in pratica, ma come vedremo dopo, sarà importante un altro aspetto. Non vi anticipo nulla adesso, ma ve lo dico più tardi. Il livello di carico, ancora una volta, spiegato nel grafico, quindi anche qui, ecco, dobbiamo un po' valutare dov'è il lavoro che dobbiamo fare, se è estensivo, intensivo, massimale, e in base a quello che vogliamo fare poi diamo l'esercizio e il carico adeguato per fare bene l'esercizio. La resistenza, l'obiettivo è certamente mantenere, sostenere delle prestazioni elevate attraverso sessioni di allenamento intenso e anche attraverso competizioni di lunga durata. Cioè dobbiamo avere questa endurance, questa resistenza che ci permette di mantenere un livello di performance elevato durante l'allenamento, cioè che non abbiamo cadute o che ci sentiamo stanchi, ma anche riferito alle competizioni di lunga durata. Pensate solo, no, a certe gare che magari si fanno tre partite di singolo e c'è il doppio e c'è anche il doppio misto, o magari una gara a squadre che dura, la partita dura molto e c'è uno stress e appunto questa competizione mi serve resistenza. Naturalmente mi serve anche per avere un rapido recupero dopo un allenamento ad alta intensità, cioè la resistenza è poi questa, no? Cioè io faccio un
sono capace di tenere quel livello alto di performance, mi fermo, recupero rapidamente per poi rifare nuovamente quella performance senza grossi, problemi. La forza. Qui sono due cose che ho indicato, che abbiamo indicato, i vantaggi degli attrezzi da fitness contro i pesi liberi, lo vedete poi nelle foto. I vantaggi degli attrezzi da fitness sono naturalmente sicuri, possono creare diversità di movimento, uso semplice, ci sono tanti esercizi che si possono fare con gli attrezzi, anzi più attrezzi ci sono e più parti muscolari si possono coinvolgere nell'esercizio, mentre i pesi liberi effetto su tutto il corpo, specificità dell'esercizio, naturalmente è un pochino più complessa questa parte, magari se ne può parlare in un'altra occasione e come dico ancora una volta professor Oliveri sicuramente ne avrà parlato, questa è una parte un pochino più delicata. Giusto l'altro giorno si parlava con il professor Jokic quando fare un certo tipo di lavoro con dei pesi liberi, qual è l'età ideale. E anche lui, ecco, parlava di valutare prima chi avete di fronte, se ne è parlato la settimana scorsa, siete in una palestra, avete un gruppo di ragazzi, dobbiamo fare un lavoro fisico, ma chi ho di fronte? Cosa possono fare? Cosa non possono fare? Quindi la valutazione è sempre la vostra prima di poter portare avanti un lavoro particolare specifico come potrebbe essere questo dei pesi liberi, che io personalmente non consiglio in età troppo 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 giovane. Andiamo avanti, l'ottimizzazione del processo di preparazione sportiva, qui anche qui c'è un'idea, no, di come ottimizzare la preparazione. Anche qui parliamo di planning, di programmazione, dell'allenamento, degli effetti dell'allenamento, per poi avere una diagnostica finale di che cosa si è fatto e se c'è stato un miglioramento visibile delle prestazioni, potrebbe essere un banale test di velocità o qualunque altra cosa. La diagnostica è un gruppo di set di dati base che ci aiutano per una preparazione di successo. Quindi ci saranno dei protocolli di prova, la modifica, ci saranno dei risultati che cambiano, verranno elaborati, ci saranno delle analisi dei risultati, la presentazione dei risultati, l'applicazione e il controllo. Ecco, tutta questa diagnostica appunto viene fatta in modo tale che possiamo capire lo stato di miglioramento di un atleta e appunto i suoi progressi dal punto di vista fisico specifico, magari per quello sport, in questo caso il tennis tavolo. Alla fine il test, ovviamente. Ho scritto una piccola cosa sulla sinistra in rosso. Pensiamo a cosa occorre al tennis tavolo e scegliamo il test più appropriato. Impostiamo le priorità, poiché accanto ai benefici i test richiedono anche tempo, quindi mi trovavo con la squadra indiana a fare dei test in una località europea e dovevamo anche fare allenamento, avevo mi pare 18 giocatori e mi sono accorto di aver fatto un errore di valutazione nelle priorità, perché volevo far fare i test a tutti loro, poi mi sono reso conto che non avevo tempo per fare tutti quei test e quindi a un certo punto ho guardato l'orologio e ho detto: allora ragazzi, oggi facciamo solamente il test di Cooper, che mi serve per capire qual è lo stato, no, di resistenza e di recupero del vostro corpo. E quindi ho tirato giù i 12 minuti di corsa, ho tirato giù dei dati, quindi ecco l'analisi biomeccanica, anatomica, dobbiamo
dobbiamo capire bene l'analisi funzionale energetica, il test lattato, test di lattato specifico nel tenista, del tennis tavolo. Credo che mi voglio riguardare quel webinar con Oliveri, perché sicuramente ci saranno delle cose che mi sono sfuggite, ed è sempre meglio documentarsi e imparare piuttosto che andare così un po' a caso. Però ecco, per quanto riguarda i testing, questi indicati sono sicuramente un buon aiuto. Finisce qui la parte del fitness, adesso passiamo alla parte un pochino più specifica della tecnica. Ho voluto indicare questa metafora così, abilità uguale lingua. Vi leggo quello che ho scritto, ma chiaramente lo potete leggere anche voi. Costruire la tua lingua è un po' costruire la propria tecnica. A me serve la tecnica per confrontarmi. Quindi una partita con un dialogo. Vince chi ha degli argomenti migliori da portare avanti. Non significa che l'altro non ha ragione. Magari tutti e due hanno ragione, ma magari la mia esposizione delle cose, quindi la mia abilità, è migliore della tua e riesco a portare a casa la partita. Quindi un colpo è come una parola e lo scambio è come fosse una frase. Quindi dobbiamo migliorare veramente la grammatica, se vogliamo chiamarla così, del nostro gioco, perché ci aiuta a essere molto più efficaci nell'esposizione dei nostri argomenti. In questo caso sono appunto argomenti, i colpi, gli argomenti tecnici, la tattica, lo spin e quant'altro. Quindi mi piace insomma dare questa definizione, la trovo così consona alla nostra attività. Probabilmente sarà anche la stessa cosa per altri sport, ma questo è e quanto. Scusate un attimo. Per me questa slide forse è la più importante di tutto il lavoro, perché comunque nella carriera di uno sportivo c'è un divenire, c'è un qualcosa che inizia in un modo, continua in un altro e va avanti in un altro modo ancora. Quindi mi sono domandato chi sto diventando. Adesso sono un atleta, non sono solo un tecnico, ma cosa sta diventando l'atleta? Quindi avere una disciplina nell'essere consapevoli è importante. Diventare adolescente, certo, adulto, un modello, diventare un media. Quanti atleti ci sono che finita la gara vanno subito su Instagram oppure TikTok o Facebook, quello che è, per aggiornare il proprio status e fare comunicazione da questo punto di vista ai propri fan e amici e tutti gli altri. Diventare parte dell'ambiente, far crescere il significato dello sport e naturalmente crescere come persona. Cioè in mezzo a questo processo c'è la pratica sportiva, all'inizio c'è la pratica motoria, l'attività motoria, poi c'è l'attività sportiva è fatta di regole, l'attività motoria non è fatta propriamente di regole, sono regole più individuali. Vado a correre, vabbè, vado a correre per i fatti miei, non ho qualcuno da battere, ma se vado nello sport forse devo partecipare ad una corsa, a una gara podistica, qui la stessa cosa, no? Ma c'è un processo nel divenire che dobbiamo tenere presente. E quindi le tue azioni, il tuo ruolo. Secondo me la consapevolezza, ancora una volta, di cosa sono, cosa sto facendo e che messaggio sto portando, sto inviando, è importante quanto l'espressione stessa della prestazione sportiva. Ripeto, posso essere un super campione, un medio, ma anche un giocatore normale. Quindi le nostre azioni sono importanti per qualunque livello, diciamo così.
Bene, a questo punto, dopo la slide 33, che per me era la più importante, andiamo avanti con la tecnica, perfezionare la tecnica. Come al solito vado un po', come dire, un po' a modo mio, nel senso non stiamo parlando adesso del colpo e la sua esecuzione. Ancora una volta lo dico perché la tecnica di un giocatore magari è diversa dalla tecnica di un altro giocatore. La prima lezione, se ricordate, avevo indicato l'impugnatura come elemento principale della tecnica. Per darvi un esempio super, super banale, pensate all'impugnatura di Xu Xin a penna e l'impugnatura di Fan Zhendong in modo, insomma, stretta di mano. Sono due tecniche diverse, mi dispiace, ma sono due tecniche diverse. E quindi da lì si passa per una tecnica veramente individuale. E allora ho voluto indicare degli elementi comuni invece per quanto riguarda la tecnica. Quindi il timing, il tempo, l'anticipazione, le connessioni o collegamento, spin e velocità, footwork 1, footwork 2 e poi il block come elemento, come colpo generale. Allora, partiamo dal ritmo. Sulla sinistra tengo sempre questa piccola pillola, chiamiamola così, no? Per darmi un po' un'idea di che cosa sto parlando. Il ritmo è essenziale e infinite combinazioni, oserei dire. Essenziale perché ci conviviamo con il ritmo, qualunque cosa facciamo, veramente siamo immersi nel ritmo. Anch'io adesso, mentre sto facendo questa cosa, ho un ritmo, ho una mia, diciamo, mio timing da seguire, mi serve per appunto che ci devo convivere, no? Crescere con esso, subirlo, vincerlo, perderlo, anche qui ho messo delle cose, ma è parte integrante di noi. Quanti ce ne sono? Riferito al ping pong, oserei dire che potrebbero essere infiniti, perché ogni colpo può generare, no, una velocità diversa, di conseguenza un ritmo diverso, una rotazione, un rimbalzo diverso, un'angolazione diversa. Il tempo, il timing è infinito, però vedremo com'è importante riuscire a coglierlo, come abbiamo visto tra l'altro adesso che mi viene in mente l'altra settimana, quando si parlava di ritmo e di non colpire la palla troppo in ritardo, perché si perde il ritmo, si perde l'efficacia del colpo e si perde poi anche l'equilibrio del colpo, lo vedremo più tardi. Benvenuto, in realtà non è una parola così, no? Che dice benvenuto il ritmo. Sì, in realtà bisogna accoglierlo, bisogna dare un'abitudine ai ragazzi che non è una cosa sconveniente se poi la palla non arriva con la velocità che ci aspettiamo, se la palla cambia direzione, diventa più alta, più bassa, perché i giocatori tendono ad avere questa chiamiamola, scusatemi, questa pigrizia mentale, ecco, la chiamerei così, una pigrizia mentale che mi porta ad avere comportamenti meccanici, sempre quelli, e allora divento esigente in allenamento perché voglio sempre la stessa palla, e se ho la stessa palla credo di giocare meglio, di avere una migliore resa in quel momento. Ma poi quando andiamo in gara ci rendiamo conto che questo sistema o questa, chiamiamola, esigenza viene resettata, viene completamente ignorata, perché l'avversario gioca nel suo modo, giocherà a metterti in difficoltà, magari anche voi provate a mettere in difficoltà. Quindi dico
benvenuto un ritmo diverso, un timing diverso, perché mi aiuta appunto ad adattarmi, ad aggiustarmi in tantissime situazioni. Pensate solo ai movimenti, lo vedremo dei passi del footwork, no? Che se vedete giocare, la maggior parte dei ragazzi si muovono da destra a sinistra, da sinistra a destra. Quando c'è da muoversi avanti e dietro diventa un vero problema. Quindi lo elencherò più tardi e ve lo farò vedere. E quindi ecco, dobbiamo essere umili e accoglierlo. Questo è un po' il messaggio che volevo appunto dare. La prima mossa prima di colpire la palla. L'anticipazione altro non è che un'idea che io mi creo internamente per pensare che qualcosa appunto succeda, possa prevedere che possa succedere. Anche questo è un elemento essenziale da migliorare. Non è facile da insegnare, perché si va incontro a tutta una serie, perché l'anticipazione mia magari non è l'anticipazione del giocatore. Certo, noi glielo diciamo, noi gli diciamo, guarda, che ne so, dopo il servizio tagliato, corto, prova ad andare un pelino avanti, no? Perché probabilmente la palla tornerà corta e quindi sarai più pronto. Quindi un'anticipazione in questo senso sbagliata è che uno fa un servizio tagliato corto e poi magari si allontana dal tavolo, ecco, tanto per darvi un'idea grossolana del discorso dell'anticipazione. Quindi l'anticipazione è collegata molto con quello che si fa, che potrebbe essere la prima palla o la risposta a servizio, una terza palla, quarta palla e via. Quindi ho indicato queste piccole cose, non è facile appunto da insegnare, a volte è proprio un dono naturale, ma è anche appunto allenabile. Tendenze e atteggiamenti, noi riusciamo come allenatori a capire molto rapidamente che cosa sono in grado di fare certi avversari o certi altri. Lo vediamo dai primi atteggiamenti, vediamo che la gamba si sposta subito sulla destra o si sposta sulla sinistra, il corpo, la parte alta del corpo magari tende a girarsi subito perché vogliono anticipare l'idea di giocare di diritto. Attraverso questi piccoli segnali ci servirà sia per migliorare il nostro atteggiamento, ma anche per capire qual è l'atteggiamento dell'avversario, per poi aiutare i nostri ragazzi a dare la strategia migliore da adottare. C'è un'ultima parte che è l'istinto, e anche questo è una cosa molto individuale. Dobbiamo valutare quando i nostri ragazzi usano l'istinto per portare avanti una propria convinzione interiore e che quindi si sentono capaci di quelle abilità e le vogliono mettere in pratica in quel preciso momento, e quindi ecco, tendono a dare questa forte connotazione a sprigionare l'istinto piuttosto che il raziocinio. Valutiamo, vediamo, guidiamo bene questi ragazzi, quando fare, quando non fare, e cerchiamo di essere per loro, no, la guida ideale delle loro performance. Andando avanti, i collegamenti, connection. L'abbiamo detto nella prima lezione, ricordate la prima lezione. Sulla sinistra, ancora una volta, lo scambio come fosse una cosa sola. Sembra banale, ma non lo è. Abbiamo detto l'altra volta che è importante fare una buona transizione, un collegamento continuo tra i vari, chiamiamoli, elementi dello scambio, il diritto, il rovescio, diritto, il palleggio, il flick, che tutto si collega in un certo modo, e appunto
li dobbiamo prendere uno alla volta, scusate l'errore di battitura, uno alla volta, ma tutti insieme, cioè non possiamo prendere per compartimenti stagni come abbiamo detto l'altra volta. Come possiamo migliorare questa abilità del collegamento? Beh, ci sono diciamo tre esercizi principali. Un esercizio diremo al tempo telefonato, no? Se vi ricordate quando si diceva con la palla telefonata, perché ci aspettiamo che quella palla appunto sia già di nostra conoscenza, per cui la usiamo per automatizzare le transizioni. Gioco una sul rovescio, una sul diritto e in automatico mi vado a muovere da una parte e dall'altra senza grossi, chiamiamoli, pensieri. Esercizi non predittivi con transizioni più casuali, l'abbiamo detto l'altra volta, anche qui pensate solo agli esercizi random, dove appunto il partner gioca libero sul rovescio, centro, da tutte le parti, e noi in qualche modo dobbiamo giocare quelle palline, dobbiamo performare al meglio quelle palline, in combinazione con l'anticipazione, cioè pensare a quell'esercizio ma dargli uno sviluppo come fosse una gara. Quindi, che ne so, faccio un esercizio libero e poi mi porto in anticipo a girarmi, anche se non so se la palla mi arriva sul rovescio, però mi giro nella parte del rovescio e poi diciamo, se va a buon fine l'anticipazione, riesco a giocare un diritto conclusivo da vincere il punto anche in un ambito appunto di allenamento. E quindi considero quel momento come fosse una gara, cioè la mia partecipazione diventa come fosse una gara. Spin e velocità, quale dei due? Io direi i classici. Perché si dovrebbero imparare entrambi? Forse sembra molto, molto banale la risposta. Certo che si imparano entrambi, perché lo spin, la velocità, insomma, sono due cose che si imparano tutte e due allo stesso tempo. Però in qualche modo la velocità prende sempre il sopravvento nei ragazzi. Cioè si tende sempre a dare istintiva, ecco, chiamiamola così, istintiva priorità alla velocità, perché si pensa che sia quella la chiave per vincere il punto. Non è così, è così, ma è anche in un altro modo. Ecco, quindi la combinazione dello spin con la velocità ci aiuta a gestire meglio ancora una volta le nostre abilità. Più abilità abbiamo, più consapevolezza abbiamo delle nostre abilità e più qualità riusciamo a mettere nella gara a seconda delle necessità. Cioè una palla che esce e non esce, una palla più tagliata, magari posso optare appunto per uno spin, un top spin molto carico, piuttosto che un top spin di velocità. E appunto, però se non ho questa preparazione, questo background, questo bagaglio tecnico, ecco, diventa difficile. Quindi rotazione e timing sono strettamente correlati. Io qui dico, si consiglia di imparare a produrre una buona rotazione con tempi diversi. Una palla la posso aspettare di più, una palla la colpisco nel punto più alto, una palla la colpisco mentre la palla si sta alzando, una palla un pochino più da dietro, cioè avere la gestione, no, del timing in correlazione alla rotazione. E questo mi aiuta anche poi ad avere una buona gestione della quantità della rotazione che riesco ad imprimere, e al tempo stesso, appunto, allo stesso modo, la velocità e il timing. Posso creare colpi di velocità nella parabola discendente, in anticipo, sul tavolo, appena rimbalza, oppure sul punto più alto e così via. Il lavoro di gambe, footwork,
io penso che sia il core della tecnica di un giocatore. Non possiamo pensare ad una tecnica senza un lavoro di gambe appropriato. Lo sport nostro ci porta ad avere una performance del footwork che è tutto meno che ciclica. Cioè, sì, ci sono delle situazioni che si ripetono, ma non sono situazioni che si ripetono in modo uguale e sempre. Partiamo da alcuni aspetti anche qui che magari per voi saranno certamente familiari. Piega le gambe. Quante volte l'abbiamo detto questa cosa? Piega le gambe. Che poi vediamo questi ragazzi che magari dici piega le gambe. Piegano le gambe nel momento di pausa, poi magari le sollevano quando, quando magari la palla viene servita dal partner o dall'avversario e quindi si rende inutile quell'azione. Perché bisogna piegare le gambe? Cioè, c'è tutta una serie di altre cose che dobbiamo capire, che poi ci rifacciamo anche alla preparazione fisica che abbiamo detto prima, per la rapidità, per l'esplosività, per la stabilità del corpo. No, cioè ogni passo che noi facciamo richiede un ripristino dell'equilibrio, sì o no, camminare, saltare, correre. Ecco perché è essenziale appunto svolgere un lavoro corretto di gambe che poi quando si unisce ai colpi e agli spostamenti laterali, lo vediamo nella prossima slide, è chiaramente collegati. Cioè, non è che mi posso muovere lateralmente se ho le gambe erette, movimenti diagonali, avanti e dietro, come dicevamo prima, come lo chiamiamo, passo giro o pivot, oppure sì, step around o turn around, comunque molti sono i modi per indicare questo movimento che si fa dalla parte del rovescio per girarsi e giocare di diritto, e poi il passo incrociato che conosciamo tutti. Ce ne sono molti altri che sono in mezzo, diciamo, lo possiamo vedere in un'altra occasione, che sono in mezzo a questi passi laterali. A questi passi che siano laterali, diagonali, avanti e dietro. A volte c'è un doppio passo, a volte c'è un allungamento del piede, a volte c'è un allungamento appunto della gamba o un allungamento verso dietro a sinistra, verso dietro a destra. Insomma, sono moltissime le combinazioni che si possono fare, ma tutto questo per poter avere questa stabilità di fondo. Stabilità di fondo che poi lo rivedremo anche più tardi, va di pari passo con il balance, con l'equilibrio, che non è quell'equilibrio che dicevamo prima, no? Delle vittorie, delle sconfitte, ma è proprio l'equilibrio del corpo mentre sta giocando uno scambio. L'ultimo che voglio indicare è il block. Quanti ce ne sono, quanti block si conoscono? Abbiamo detto l'altra volta è il più naturale. Svariati anni fa erano stati indicati quanti, forse 8 differenti block. Io adesso qui ne ho messi 5, ma ce ne sono degli altri, perché riguarda la deviazione della traiettoria. L'abbiamo fatto vedere proprio alcune settimane fa in una delle weekly lesson che abbiamo sviluppato in ITTF, e abbiamo fatto vedere come il block deviato è un colpo davvero importante. Quindi spin block attivo, passivo, di potenza, il drop shot smorzato, come avete visto tante volte fare da Koki Niwa o magari prima ancora da Janov Wallner, sono appunto alcune caratteristiche. Però lo scopo del block è molto tattico, perché
sì, è giocato come colpo difensivo, cioè l'altro prende l'iniziativa e io devo controllare in qualche modo questo gioco. In molti casi invece di bloccare si gioca un contrattacco, lo sapete e l'abbiamo visto. Però il block in questo caso deve essere un po' più pensato per mettere fuori uso, chiamiamolo così, l'avversario, no? Metterlo fuori, sbilanciarlo, magari metterlo in condizioni che ci ritorni una palla che lui non può giocare al meglio, ma è una palla un po' così adattata, una palla aggiustata, no? Più lenta, più alta, che ci permette di appunto di poi di passare alla fase successivo per appunto attaccare. In allenamento io consiglio di portare avanti tutti e due i tipi di block, perché quando si fa allenamento, l'abbiamo visto prima, nelle abitudini che i ragazzi prendono e le esigenze dei ragazzi, è quello di avere una palla sempre uguale, di avere una palla sempre magari nello stesso punto, no? Perché appunto si tende ad avere una pigrizia mentale, come lo dicevamo prima. Quindi io propongo che il blocco durante l'allenamento sia soprattutto quando si è partner oppure quando è inserito in un contesto più o meno di partita, venga eseguito in diversi modi, quindi una parte regolare ma una parte anche così irregolare con delle variazioni che vediamo sopra. Quindi un block normale, ma anche un block di spin, un block rallentato, un block più forzato e così via. In gara, ovviamente, se ho preparato bene quello che ho fatto in allenamento, è che il mio block deve avere la mia sicurezza, la mia fiducia. Vedete, molte volte in gara si tende a far perdere la fiducia dell'avversario proprio quando l'avversario sbaglia il block. Pensate a molte situazioni in cui si gioca una palla di rotazione, una terza palla di rotazione, e l'avversario magari blocca fuori. Banale, ma succede talmente spesso che è veramente una cosa normale, ma questo poi ha un ricaduta sull'avversario, perché gli fa perdere la fiducia del block. Il block è la sicurezza insita di un giocatore. Se manca quella sicurezza, manca una gran parte del proprio gioco. Ecco, chiamiamolo, si sente un po' perso, un po' disorientato. Quindi si perde un po' la bussola quando si perde la sicurezza del block. In gara ci serve per preparare il contrattacco e naturalmente anche per vincere lo scambio, cioè faccio un block dove l'avversario non arriva più, non ce la fa e quindi vinco direttamente. Terza parte, psicologia dello sport. Mi bevo un goccio di acqua. Allora, psicologia dello sport prende in esame alcuni aspetti. Abbiamo detto che la parte mentale nel tennis tavolo è veramente, veramente importante, perché incide nella prestazione tecnica, incide nella prestazione globale, incide anche nei rapporti all'interno di una squadra, di un club, nei rapporti interpersonali, con la famiglia e quant'altro. Quindi c'è uno sviluppo psicosociale. Importante la gestione dell'ansia, la concentrazione, lo sappiamo quanto sia importante, e la possibilità di combinare tecniche mentali. Anche qui probabilmente, non so se nei programmi appunto federali ci siano stati delle occasioni di webinar per quanto riguarda appunto l'aspetto mentale nella prestazione sportiva. Andiamo a vedere alcuni aspetti, come dicevo, perché la materia è veramente vasta come quella del fitness.
Lo sviluppo psicosociale, che cosa succede nell'adolescenza media? L'abbiamo visto anche l'altra settimana, onestamente. C'è un aumento del livello di indipendenza, il ruolo dell'allenatore diventa significativo, le emozioni diventano molto intense, inizia un comportamento di assunzione di rischi perché appunto l'atleta si sente più indipendente e ci possono essere delle aspettative non reali di come intendono magari la propria attività, la carriera sportiva. Nella tarda adolescenza ci possono essere appunto esperienze di successo, fallimenti, una pressione potenziale, aspettative sociali, esigenze sportive, perché stiamo parlando appunto di atleti di nazionale. Questi atleti di nazionale hanno esigenze, vogliono andare oltre, vogliono veramente sfondare, come si suol dire. Quindi c'è una forte esigenza individuale. E la comprensione e accettazione di quello che è il ruolo dello sport nella loro vita. Ritorniamo a quella slide 33, se ricordate bene. Per me ritorna molto importante questo aspetto. Quindi non è solo lo sport, è lo sport, ma molto, molto, molto altro. Gestione dell'ansia. La prestazione spesso e volentieri porta a danneggiare la prestazione. Bisogna che ne siamo consapevoli. Ho visto tantissimi giocatori che non riescono a risolvere l'ansia. Ce l'hanno, partono nervosi e finiscono nervosi. Tanti partono nervosi e poi dopo questa situazione, no, si dissolve piano piano, entrando in una trance agonistica più adeguata a quel momento. Ci sono appunto delle tecniche di rilassamento che sono secondo me molto necessarie ed è bene lavorare sugli atleti quotidianamente. Ancora una volta, siete voi che conoscete i vostri atleti, conoscete come si atteggiano, il giorno prima della gara, 2 ore prima della gara, magari mentre sono in panchina, gli atteggiamenti, che altro, li vedete, si muovono, parlano in continuazione, mangiano, hanno degli atteggiamenti, sono tutti segnali che vi aiutano a capire lo stato dell'ansia o lo stato della fiducia che un atleta può avere. Quindi solo voi avete il metro e la misura appunto per valutare queste situazioni. Quindi essere nervosi non aiuta certamente, perché ti senti un po', non dico inadeguato, però hai un po' paura di affrontare quella situazione. Quante volte siamo nervosi di fronte a una situazione perché la sentiamo un po' spiacevole, forse, no? Anche non solo nell'ambito sportivo. Eccitati invece sì, perché non vediamo l'ora di essere lì, ma con la giusta misura, cioè non essere super, super, iper eccitati, perché poi ci porta a perdere la visione delle cose. Quindi equilibrio, ricordate che l'abbiamo detto l'altra volta. Quindi ho scritto poi in finale: è necessario essere eccitati se vuoi raggiungere il meglio delle vostre prestazioni, l'apice delle vostre prestazioni. A volte ci eccitiamo con uno scambio, no? Quante volte è successo che ad uno scambio l'avversario diventa nervoso e voi invece vi eccitate e non vedete l'ora di ricominciare il prossimo, perché siete gasati, come si suol dire, in quel momento. Quindi la gestione dell'ansia è molto importante. Concentrazione, mamma mia, quante volte anche questo si è detto, no? Concentrati, stai concentrato, però a volte
a volte è un concetto un po' anche un po' astratto, concentrato sì, ma cosa? Guarda la pallina, guarda l'avversario, concentrato sulla tua respirazione. Insomma, ci sono un po' di cose da focalizzare, concentrato sul proprio gioco. Qui è stato indicato questo sistema 3P, appunto, positivo, processo e presente. La concentrazione dovrebbe, ecco, risultare in queste tre piccole parole che ci aiutano a definirla meglio. Anche qui per allenare la concentrazione c'è un processo, una questione di routine, ci sono delle tecniche di respirazione, le sensazioni che si provano, l'immaginazione che abbiamo, e anche parlare un po' con se stessi, sì, insomma, darsi un po', lo vedete poi anche tanti giocatori lo fanno, no? Mentre sono lì che vanno a raccogliere la pallina, parlano da soli, si dicono delle cose, perché aiuta appunto a concentrarsi. Possibilità di combinare tecniche mentali. Allora, qui ho messo un esercizio. Abbiamo messo un esercizio che forse vi aiuta a capire meglio. Cioè, ho bisogno di rilassarmi, di concentrarmi in un certo modo, di calmare anche la tensione nervosa, appunto. Questi sette punti, che adesso ve li spiego molto rapidamente. Mi serve un telefonino, in buona sostanza un telefonino, e magari ho dei video che ho a casa, e mi faccio, con il mio tempo libero, mi faccio una sequenza di azioni, le più belle che ho giocato, quelle più esaltanti, come si diceva, quelle più eccitanti dal punto di vista. Quindi cose positive, cose belle, magari una vittoria, magari un colpo incredibile, qualunque cosa. E le metto in un dispositivo elettronico, un video, un iPad, un tablet, quello che volete. Trovo un posto tranquillo, ho il mio device, ho il mio dispositivo, mi siedo oppure mi sdraio. Comincio a fare un bel rilassamento, una respirazione addominale. Sapete qual è la respirazione addominale, non quella toracica, quella bronchiale, insomma, di riempire lo stomaco di aria e svuotarla. Per 3-5 minuti, aprire gli occhi e lasciare che appunto il dispositivo faccia partire queste azioni che si ripetono magari una decina di volte di fila. Quindi sono rilassato, ho fatto la mia respirazione, apro gli occhi, guardo questo video e mi ritrovo me stesso a rivedermi in quelle situazioni, e questo è il momento in cui ho una soddisfazione interiore, un rilassamento, una calma e anche un aumento della fiducia nelle mie possibilità, che attraverso questo esercizio mi aiuta a fare. Appunto, alla fine chiudo gli occhi e rifaccio nuovamente questa respirazione addominale per altri 3-5 minuti. Sono 10-12 minuti di lavoro, ma molto molto efficaci. Ma se le cose non dovessero andare come magari pensiamo, dobbiamo riferirci anche a tre altre possibilità. Correggere, naturalmente, dimenticare e naturalmente concentrarsi su un qualcosa di più specifico. Quindi se le cose non vanno bene, posso apportare dei correttivi, oppure dire: sai cosa, non, quella cosa lì proprio manco, neanche mi sfiora, proprio niente, la dimentico completamente, oppure mi posso appunto concentrare su quel fatto e, come al solito, farne tesoro.
Quindi, ultima parte, tattica, consolidare e implementare. Ancora una volta, a modo mio, la tattica ha una serie di indicazioni che parte dalla disciplina, migliorare una tattica, una logica, una tattica logica, corta o lunga, no? Che si riferisce alla durata dello scambio, di solito sì, sono molte volte corto, variazione di una tattica, prepararsi, essere preparati, phishing e lobbying, scusate ancora un errore di battitura, e dentro o fuori. Queste sono, diciamo, delle caratteristiche, ancora una volta, secondo me, comuni di una tattica. Non prendiamo una tattica specifica, anche qui ce ne sono un botto, una marea, che dipende dall'avversario, dalla tecnica, l'impugnatura e quant'altro, per definire una tattica. Voi siete l'allenatore, conoscete il vostro giocatore, conoscete l'avversario e aggiusterete la tattica adeguata. Per me esiste una disciplina della tattica, cioè giocare responsabilmente. A qualcuno che mi chiedeva, ma perché alla fine della partita i più forti vincono sempre? Io penso che ci sia una consapevolezza, una disciplina di quello che si può fare e si deve fare in quel momento, che è cruciale per portarsi a casa la partita. Quando divento indisciplinato, fra virgolette, quando non seguo la mia linea, quando rinuncio, quando dico 9 pari o 10 pari, posso portare molti esempi, e mi fermo perché non mi prendo la responsabilità adeguata per portare avanti la disciplina della tattica e di quello che devo fare, è il momento che perdo. E ce ne sono veramente tanti di esempi da questo punto di vista. Quindi, dalla disciplina generale a una disciplina specifica, per me, appunto, come dicevo, c'è una disciplina tattica, è molto importante proseguire questo processo per ottenere un risultato migliore in un secondo momento. Cioè devo essere regolare, consistente. Lo dicevamo l'altra volta, se io gioco con un avversario più scarso, ma perché devo vincere il punto giocando in difesa alta, per esempio? Lo so che vinco in ogni caso, ma perché devo fare quel lavoro lì? È un lavoro che mi distoglie dalla mia strada principale. Io devo vincere bene, devo giocare le mie cose, anche se ho margine, posso palleggiare 3 volte, che tanto lo so che lui sbaglia. Ma perché palleggio 3 volte quando so che poi, quando vado nel livello successivo, non mi posso permettere di palleggiare 3 volte? Allora è lì che devo fare il mio gioco, è lì che devo esprimere la mia disciplina al meglio, e non importa chi ho davanti, non importa. Vado dritto per la mia strada. Beh, i cinesi dicono, beh, se posso vincere 11 a 0, non solo i cinesi, se posso vincere 11 a 0, vinco molto volentieri 11 a 0. Perché anche regalando un punto, e questa è una dichiarazione di Liu Shiwen durante la finale di Budapest del 2019, con Chen Men, quando in finale ha vinto 11 a 0 e ha vinto anche 11 a 0 con Ding Ning, se ricordo bene, nei quarti di finale, che fece anche un po' scalpore. Beh, lei disse proprio questo: io non voglio distogliermi dalla mia concentrazione, devo essere disciplinata a portare avanti il mio gioco, non importa chi ho davanti e qual è la situazione. Ah, sto vincendo 10-0, si butta la pallina a rete. Beh, sì, è un gesto nobile, ma innanzitutto non cambia la sostanza, ma peggio,
secondo appunto questa definizione di Liu Shiwen e di molti altri, ti porta a rompere quel ritmo e perdere quella linea del gioco, anche per un punto. Quindi non andiamo a esagerare da questo punto di vista, perché qui è anche un po' una questione individuale, ma devo avere questa disciplina. Io insisto su questo perché secondo me è la spina dorsale di un giocatore, è la parte su cui veramente può contare e può migliorare continuamente le proprie capacità. Poi ho messo altre cose che potete leggere, non mi voglio dilungare ancora di più su questo aspetto. Ecco, direi che di rendere i tuoi allievi consapevoli delle cose valide e non valide, magari possono decidere per appunto atteggiarsi in un modo, ma voi sapete che quello non va bene. Quindi ancora una volta tendenze e atteggiamenti. Mi aiuta a mettere in pratica le abilità e mi aiuta anche a testarle, verificarle e in un secondo momento. Advance, avanzato, valutare, aggiudicare, maturazione. Questa è una parte importante che la vedremo successivamente, quanto ci serve adesso per il blocco successivo. Esperienza al vostro servizio. Quando competi con i tuoi avversari, vinci e perdi, è sempre una buona lezione da imparare. Qualcuno aveva detto, in una competizione, specialmente la nostra poi, tra l'altro, in una competizione, ma in genere in una competizione, o si vince o si impara qualche cosa. Quindi è cambiato un po' il... non è o si vince o si perde. Secondo me questa attitudine di noi allenatori verso i nostri ragazzi è fondamentale. Come dicevo prima, valutare e dare il giusto equilibrio ai successi e agli insuccessi. Se noi riusciamo a trasformare gli insuccessi in lezioni vere e proprie che ci aiutano a imparare e a evitare un altro insuccesso, guardate, sembra banale, lo so che sembra una cosa talmente, che cavolo dice questo che dice sempre, che dice una cosa talmente, non è banale, ve lo assicuro, perché i ragazzi poi hanno un atteggiamento diverso, voi lo potrete vedere diversamente, ma i ragazzi vedono la sconfitta che è una sconfitta, basta, ho perso, mannaggia, ho perso, non dovevo perdere. Parte la recriminazione, parte il senso di frustrazione, di sconfitta, di abbattimento. Tutte queste cose dobbiamo provare a eliminarle, a cambiarle, a renderle una risorsa più che un fatto negativo. Quindi l'esperienza ci aiuta a fare tesoro, ancora una volta, di quello che succede. E sì, insomma, poi parliamo ancora di altri aspetti. È ora di giocare pensando al futuro. Certo, siamo in una situazione in cui stiamo progredendo bene e dobbiamo condensare bene, consolidare le nostre conoscenze tecniche in modo tale che tutto viene in un certo modo a schiarirsi, no? È come una fotografia un po' sfocata che piano piano invece assume la nitidezza e la chiarezza dei colori, delle figure. Sorpresa. Quando, questa è una parte molto che piace molto ai ragazzi, si tende a sorprendere l'avversario, no? Che si tratti di un servizio, di un attacco, di un'azione anche un po' un fake, un'azione falsa, un servizio senza effetto ma che invece abbia tanto effetto, faccia capire che abbia tanto effetto e così via. Ecco,
questa parte della tattica ci serve per creare la sorpresa quando l'avversario meno se l'aspetta. E quindi ecco, ci creiamo tutta una serie di abilità intorno a questo. Potrebbe essere un servizio che non avevi fatto fino a quel momento, ti metti dalla parte del diritto e giochi un tomahawk magari del diritto, cosa che non l'avevi nemmeno preparata onestamente, però in quel momento ti viene di farlo per cercare di disorientare l'avversario come sempre. C'è una tattica logica, agire e reagire. Sì, insomma, molte delle sequenze delle partite ti sono dettate da una semplice base logica. Significa che da un'azione c'è una reazione. Che ne so, se apro la palla, poi c'è la possibilità appunto di chiudere il rally. Se faccio una prima palla di rotazione, poi la seconda probabilmente seguirà la palla di velocità. Gioco un servizio veloce, la palla mi ritornerà veloce, ovviamente non ritornerà corta, quindi ci sono delle tattiche, delle sequenze logiche che non possono non essere considerate. Anche queste vanno apprese, vanno applicate e vanno poi verificate se hanno funzionato, come hanno funzionato e quant'altro. Gestire appunto il piazzamento, anche qui c'è una sorta di collegamento diretto. Se gioco, che ne so, lungo linea, mi ritrovo probabilmente la palla incrociata. Se gioco la palla incrociata, probabilmente mi ritorna incrociata. E qui il giocatore si fa tutta una serie di calcoli, chiamiamoli così, o computeristici per capire, e probabilistici per capire dove la palla possa arrivare. Quindi questa tattica logica poi si collega anche all'anticipazione, come dicevamo prima. Infine, gestire la posizione, ancora una volta, se gioco magari una palla piuttosto forzata, attiva, magari mi posso aspettare che l'avversario si ponga in una posizione più difensiva e quindi si muoverà all'indietro, quindi ho preso l'iniziativa e logicamente posso continuare in quel modo. Lo scambio, cosa fare, parte 1, parte 2. Qui ci sono due situazioni che in genere intendiamo. Cosa si usa in una tattica corta, quindi uno scambio corto, cosa si usa in una tattica lunga, in uno scambio lungo. Gestire lo scambio appunto non è così semplice, che inizio, parto, gioco, vado in una sorta di andamento libero, chiamiamolo così. Dobbiamo provare ad avere un'idea di che cosa fare. Corto, perché corto? Perché ovviamente noi speriamo sempre che il punto si vinca il prima possibile. Qual è l'ideale di vincere il punto il prima possibile? Ovviamente quando l'avversario sbaglia il servizio. Quando non c'è lo scambio, l'avversario sbaglia il servizio e diciamo grazie, molto gentile per questo regalo e così via. Quindi nello scambio corto si tende ad avere un atteggiamento molto, molto preparato, appunto come si diceva, se la palla è corta ci aspettiamo il flick, o anche noi facciamo il flick, oppure ci può essere la variabile di un'altra palla ancora corta, ma quello che facciamo è direttamente collegato a quello che faremo dopo, che sia la terza palla o la quinta, la seconda, la quarta, a seconda di chi fa il servizio e così via. Inoltre c'è questa aspettativa, no? Che l'avversario vuole che tu faccia,
e che ne so, lui batte veloce sul tuo rovescio e lui si aspetta giustamente che tu giochi incrociato perché viene molto naturale giocare incrociato. Ecco, la sorpresa sta invece nel giocare lungo linea. Di solito chi batte veloce tende anche a girarsi per giocare di diritto e quindi un colpo lungo linea è sicuramente una sorpresa. Invece nella tattica lunga, uno scambio più lungo, lo scambio assume delle sembianze più di imprevedibilità. Fateci caso, insomma, quando vedete lo scambio corto ci rendiamo conto di chi può vincere, di chi può vincere il punto più rapidamente. Nello scambio lungo si guarda, si gioca, e quello e quell'altro, il controtop, il recupero e la palla è di qua e di là e non si capisce bene come andrà a finire quello scambio. Quindi come migliorare? Ancora una volta ricordiamoci delle esperienze passate, ciò cosa poteva dar fastidio all'avversario e cosa invece lo rende più a suo agio. Esplora nuove possibilità, come si diceva, magari si gioca corto sul diritto e poi si apre sul rovescio, beh, perché no, corto sul diritto e magari un'apertura veloce sul diritto, o altre situazioni che ne possono scaturire, gioco corto e rimango vicino al tavolo, quindi esplora anche delle altre abilità, lo vedremo nel prossimo gruppo, e poi lo colleghi con la tua quarta palla. Adesso qui ho indicato quarta palla per indicare che sono appunto in risposta a servizio, ma potrebbe essere viceversa, potrebbe essere una terza, una quinta, come si è detto prima. Quindi tutte queste cose, ecco, le possiamo tenere in mente per preparare al meglio i nostri ragazzi e farli assumere una consapevolezza migliore. Le variazioni nella tattica sono fondamentali e ultimamente avevo fatto anche una serie di video dove avevo fatto notare che certe variazioni di velocità, di rotazione, chiaramente di piazzamento, sono a volte portano al punto direttamente, ma a volte, come sempre, portano ad uno sbilanciamento dell'avversario o comunque a mettere in condizione l'avversario di non poter eseguire quel colpo in modo ideale. Quindi i vantaggi sono creare situazioni imprevedibili, confondere l'avversario, aumentare le capacità, quindi le nostre abilità. Gli svantaggi è che ci vuole tempo per prepararli, ci vuole una buona attitudine anche nel poterli eseguire, non sempre vengono così naturali, a volte vengono un po' istintivi, innaturali, e magari ci rendiamo conto di aver fatto il punto perché abbiamo fatto una cosa che nemmeno noi ci saremmo aspettati di fare. Quindi è anche difficile appunto trovare una serie di variazioni, no? Pensate solo, che ne so, al flick di diritto, per esempio, che adesso si fa sempre meno, ma che dal mio punto di vista verrà implementato sempre e con maggior frequenza. Come fare, come variare il flick di diritto, se c'è uno spin, se c'è una palla piatta, una palla un pochino più laterale, il piazzamento, un falso, un fake flick, no? Un'azione di flick, ma che in realtà questa palla procede molto lentamente. Sono giocatori che lo fanno molto bene. Se è possibile allenarle, sì, tutto è allenabile, tutto si può fare, consapevolezza, voglia di imparare nuove cose, una forte propensione da parte dei tecnici nel portare avanti queste cose, non essere pigri loro stesso nel dire no, mi va bene così, andate sempre alla ricerca del qualcosa in più, che non è sempre, ripeto, il
il volume dell'allenamento, ma è proprio la qualità dell'allenamento e dei singoli colpi. Essere preparati, teoricamente dovremmo essere preparati per qualsiasi situazione. E ancora una volta parliamo di variabilità delle cose, no? Cosa abbiamo qua? È successo qualcosa? Mi parlava qualcosa. parliamo appunto di essere preparati, dovremmo essere preparati. Più situazioni viviamo e meglio è per noi, perché appunto le viviamo di più e le abbiamo vissute come esperienze dirette, e quindi siamo preparati. Insomma, essere preparati ad essere attivi e passivi. Certo, quando prendiamo l'iniziativa in campo abbiamo più possibilità di successo, quando abbiamo il controllo delle nostre abilità. Quando siamo più passivi subiamo il gioco, non sappiamo, la palla ci arriva a destra e a sinistra, dobbiamo un po' rincorrere questa pallina e diventa un po' più difficile avere il controllo. Ma si può passare da uno stato a un altro, no? Si può partire attivi, poi l'avversario è così bravo a compiere un controattacco, quindi dobbiamo passare alla modalità passivi per poi ritornare nuovamente attivi e così via. Tante sono le situazioni, più le prepariamo in allenamento e più abbiamo possibilità e meglio abbiamo possibilità, più abbiamo possibilità per metterle in pratica nella partita, ancora una volta, anche perché poi i giocatori sono tanti, sono così diversi. Certo, noi dovremmo fare il nostro gioco, lo vediamo nelle prossime slide, ma poi c'è anche un carattere di adattamento che sarà fondamentale per avere una performance ideale. Questo è un po' un problema vero per me, qualcosa a cui pensare, una sorta di rifugio. Il phishing o lobbying, sapete, sono un gruppo di abilità che sono una buona risorsa per un giocatore, ma dal mio punto di vista, prendetelo come mio punto di vista, sono molte volte, più delle volte, segno di una debolezza rilevante. Perché magari si tende a giocare in modo a prendere l'iniziativa, l'avversario blocca, banalmente blocca, e noi già non siamo pronti a quel colpo successivo. Che cosa facciamo? Giochiamo una palla di controllo. Bene, l'avversario dice, grazie della palla di controllo perché adesso tocca a me, hai aperto tu, mi dai una buona occasione, adesso tocca a me, e quindi si mette ad attaccare. Noi cosa facciamo? Andiamo dietro e ci rifugiamo, il rifugio nella sorta del lobbying e del phishing e del lobbying, la difesa alta, la rimessa della palla da dietro e quant'altro. E questo però, ecco, ci allontana da quello che è la nostra natura di gioco, no? Noi dobbiamo essere disciplinati in questo, l'abbiamo visto prima, ma spiegatemi, ma perché io devo attaccare per poi difendermi? Ma perché non riesco ad avere questa coerenza di gioco, no? Che viene poi dall'allenamento, che viene anche dall'allenatore, che deve controllare che in allenamento non ci siano delle... Ricordate le cattive abitudini, quegli atteggiamenti, quelle attitudini sbagliate? E sono proprio queste. Perché l'allenamento, siamo belli rilassati, tanto non c'è niente, no? Non ci costa niente, ma poi lo paghiamo dopo in gara, perché quegli atteggiamenti fanno parte di un'abitudine, di un processo mentale che ci ritroveremo naturalmente in gara e non saremo in grado di controllarli. E ancora una volta in gara attaccheremo e poi ci muoveremo verso la transenna e lo faremo. Quindi sono determinato da questo punto di vista e veramente, veramente lo userei questa situazione come
una situazione estrema di rifugio, ma non una situazione che in gara, in partita, per non parlare in allenamento, accade una palla sì, una palla sì, scusate, forse non con questa frequenza, ma questo è il rischio. Quindi, ecco, teniamone conto e siate vigili quando siete in palestra che non succeda questo. Non prendetelo sotto gamba, diciamo così. E questo è l'ultima slide per questa prima parte, come al solito un po' lunga, scusami Domenico. dentro e fuori lo stile kamikaze a occhi chiusi. Io ancora non ho capito se questa, sto cercando di capire se questo modo di affrontare il gioco sia una soluzione tattica o uno stile o un atteggiamento, perché ne vedo veramente tanti. Forse semplicemente mancanza di fiducia delle proprie possibilità, forse mancanza di volume di allenamento, forse tante cose. Se non si fa questo, magari si gioca il fishing e il lobbing, non saprei. Però è una cosa che così ho voluto mettere come ultima, anzi penultima slide, perché l'ultimo suggerimento è appunto mantenere la propria natura. Ancora un errore di battitura, chiedo scusa, li correggeremo. E fa il tuo gioco, gioca il tuo gioco, fare tesoro delle proprie esperienze. E per me questo è una cosa, un chiodo fisso: gioco, singola pallina, singolo scambio, singola seduta di allenamento o gruppo o esercizio. Per me ci deve essere sempre un qualcosa di cui pensare. Ho dato il meglio, non ho dato il meglio, è stato bravo lui, potevo dare più effetto, ho sbagliato il piazzamento. Guardate che mentalmente ce l'abbiamo questo spazio, no? Per gestire una vagonata di pensieri che ci aiutano a capire noi stessi, a capire meglio il nostro gioco e alla fine, l'abbiamo detto all'inizio, scusate il gioco di parole, per avere una migliore prestazione. Bene, mi fermo un attimo qui, Domenico, se mi permetti, esco dalla modalità di condividere lo schermo. Eccoci qua, ti vedo. Massimo. Se magari ci possiamo prendere 5 minuti. Assolutamente sì, dimmi tu se c'erano un paio di domande, dimmi tu se volevi rispondere prima o dopo. No, volentieri, no, così almeno riusciamo a. Non le ho viste le domande, ero. No, te le dico io. Bene. Allora, da una parte riguardo la concentrazione, quindi poi la preparazione alla gara, ci veniva chiesto se l'atleta preferisce cercare concentrazione isolandosi, è bene lasciarlo fare sia in gara a squadra che in gara a singolo, o se è meglio stimolarlo a condividere con la squadra o con l'allenatore quel momento. Guarda, per esperienza personale ne ho visti veramente una marea. È certo che la prestazione in quel momento è una prestazione individuale, è il giocatore, è il performer, come si suol dire, no? Quindi ha un suo modo di, come dire, di mettere insieme i suoi pensieri, le sue cose, in modo tale che poi quando entra in gara, possa appunto rendere al meglio. Io direi due cose. La prima è se la prestazione naturalmente è individuale, deve giocare il singolo. Io mi apparterei qualche minuto con lui prima della gara, sarebbe veramente ottimo. Io capisco che oggi vai ad una gara, c'hai 6, 7 ragazzi, 8, gioca quello, gioca quell'altro, salti da un tavolo all'altro, purtroppo si perde questa cosa. Ma laddove è possibile, io mi apparterei qualche minuto, rapido excursus di quello che deve fare o di che cosa concentrarsi. Ricordati, sai che
Francesco gioca bene quella palla, ricordati come la puoi gestire, comunque anche se lo fa sei preparato perché ci siamo preparati questa settimana, quindi non ti preoccupare, fai un errore, quindi tutto un processo, no, di motivazione, di aiuto tattico, più tattico, più psicologico che altro. E poi c'è il momento invece esclusivo suo, lo sappiamo, si mettono le cuffie, hanno le loro musiche da ascoltare, hanno i loro, ci sono quelli che per distendere la tensione parlano con gli altri fino alla prima della gara, non pensate che siano distratti, è il loro modo per cerchiamo di conoscerli i nostri ragazzi, no? Quindi lo sappiamo se quel ragazzo si atteggia così perché ha paura. Ancora una volta, Domenico e amici, veramente il nostro lavoro è molto di più che conoscere come fare il topspin o come muovere le gambe. È un lavoro di osservazione continua, li guardate anche quando non li osservate o viceversa, ne capite i pensieri, ne capite le convinzioni, le debolezze. Quindi ecco, io direi che ci sono questi due momenti. Se poi parliamo di gara squadre, allora c'è un momento collettivo dove c'è ancora una volta da parte dell'allenatore una spinta motivazionale, la prima di tutto è la spinta motivazionale nel portare i ragazzi al livello più alto emotivo per affrontare quella gara a squadre. Più importante, meno importante, non importa, l'abitudine, la regolarità delle vostre azioni porta a rafforzare sempre il rendimento vostro come allenatore e dei vostri giocatori. Inoltre i giocatori capiscono una routine, capiscono un modo di fare che è quello, non perché è più importante, oggi ci riuniamo solo perché oggi è più importante. Ancora una volta, dobbiamo essere disciplinati e regolari nelle nostre azioni. Quindi una parte motivazionale molto forte, responsabilità uguale per tutti, cercare ognuno è importante quanto l'altro, non è importante chi performa, chi va in gara, 3 su 5 vanno in campo, ma gli altri 2 sono altrettanto. Sentire le prime sensazioni, primi feedback. Allora ragazzi, come va? Paolo, com'è oggi? Sei così? Sei teso? Come? Hai mangiato bene? Hai dormito bene stanotte? E quindi metterli un po' in una condizione, no? Di comfort, di rilassamento, ma in un ambito condiviso, in un ambito insieme. E poi ci sarà la parte di spiegare. Allora, la gara, sono stati selezionati questi 3, cominci tu Giovanni, poi tu giochi con quello, con quell'altro, un piccolo anche qui excursus tattico, mi raccomando, comportamento, cerchiamo di, ecco, io agirei un po' in questo modo, spero di aver risposto. E poi in ogni caso, ripeto, quando c'è una prestazione individuale il giocatore. Però fammi fare al volo, perché io ho lavorato anche con i doppi misti che ci sono. Beh, qui è un altro mondo ancora. Lo dobbiamo considerare squadra e individuo al tempo stesso. Cioè, qui bisogna portare i 2 giocatori prima della gara, che sei ancora nello spogliatoio, magari anche in panchina, poche parole, 3 minuti, 4 minuti, in una sorta di banale, intesa, ma loro 2 devono un attimo scambiarsi e tu devi essere un po', capire dove può essere la criticità, no? Sì, c'è quella là che gioca bene, c'è quella gomma, mannaggia, mi dà sempre fastidio. Allora come rendere l'altra che è, o l'altro che è più, che ha più fiducia, come può aiutare la compagna o il compagno di squadra per metterla a suo agio, no? Di una condizione di disagio, diciamo così. Quindi in questo modo
ancora una volta voi allenatori siete il faro, il punto più importante, perché dovete avere la situazione in mano, motivarli, rendere le cose difficili, superabili, aumentare il senso della fiducia, dell'ottimismo, ma al tempo stesso mantenere i piedi per terra, ecco, diciamo così, come si suol dire. Sì, ci chiedono anche nel momento in cui il ragazzo sembra mollare, secondo te quale può essere una strada per aiutarlo, cosa dirgli, come stargli vicino? Mollare, stiamo parlando durante la partita. Durante la partita. Mollare l'attività. Magari non probabilmente il non continuare a combattere per il set, per la partita, quindi il sì, ottimo. Ci sono questi atteggiamenti, come dicevamo l'altra volta, ma anche come abbiamo detto questa mattina, che dobbiamo mettere in condizione il giocatore di prendere per buono qualunque cosa. Certo, c'è anche la sconfitta, la partenza brutta. Quante volte andiamo in panchina e diciamo, mi raccomando, bella partenza, cerchiamo di prendere subito, no, perché gli dai subito quel turbo, quel booster, no, per renderlo. Poi magari non va così, magari si abbandonano. Allora qui, ragazzi, per me dobbiamo ripensare alle esperienze passate, quello che dicevo. Perché se noi rendiamo razionale, consapevole il ragazzo, lui sa che ci sono state anche situazioni contrarie, che ci sono state anche situazioni che ha già vissuto e che ha superato, e che quella non è una situazione nuova, impossibile. Oh, Madonna, dei, adesso che cosa faccio? Sono sotto 8 a 2, vabbè, lascio, tanto ormai è andata. Oppure 10-6, sì, a posto, via, è finito. Tanto ormai ho perso, cioè non c'è più speranza. Cioè, le avrà vissute, ci saranno state altre occasioni di questa. L'esperienza serve a questo, ragazzi. L'esperienza ci serve proprio per accrescere le nostre convinzioni. Io anzi lo so in anticipo che ci potrà essere quella situazione. Ho due, tre possibilità, mi vengono in mente. La prima, se la partita, chiamiamola compromessa, anche se oggigiorno veramente le partite possono cambiare aspetto in moltissimi. Vi racconto questa cosa, che forse qualcuno di voi saprà, è esperienza personale, e sto parlando di un atleta come Yan Ming, che quando ero allenatore nel 2003 in Lussemburgo si qualificò per le Olimpiadi. Lui con il francese Christophe Legout erano tre pari, perdeva 10-3. Nella partita forse più importante della sua carriera, perché era quella che gli serviva per la qualificazione olimpica. Ebbene, in quell'occasione lui ha continuato a fare il suo gioco, ma nel modo più naturale. Addirittura sul 10-6 l'avversario chiese il time out, venne in panchina e semplicemente, tanto ormai non hai niente da perdere, quindi andiamo avanti così e giochiamo, fai il tuo gioco come sei abituato a fare. Fortunatamente Yamin è sempre molto diligente da questo punto di vista, e ha vinto poi 12-10. Potete immaginare il dramma dall'altra parte e l'esaltazione da questa parte. Quindi oggi, con questi punti a 11, ne ho viste di tante di rimonte. Pertanto, ecco, mettiamo il giocatore in condizioni, prepariamolo prima, partiamo bene, cerchiamo di gestire il vantaggio, e se va male vediamo che correttivi possiamo fare. Partiamo male, vediamo di capire che cosa c'è stato. Oggi si possono dare anche molti suggerimenti durante la partita. A volte sono tattici, a volte di conforto, oppure di
di, come dire, di cercare di tirare su il ragazzo e così via. Quindi abbiamo molti, molti metodi. Rendiamo quel momento un momento utile per il ragazzo e non un momento per, così, per affrontare passivamente la sconfitta e via. Quindi si può anche perdere, non dico che questo non succeda, ma ci deve essere servita quella sconfitta, perché poi a fine partita andiamo. Allora, Mauro, com'è andata la cosa? Che era successo lì? Come, magari forse prossimamente è meglio evitare questo atteggiamento perché non conviene. Beh, dopo avete la vostra abilità per poter dare le indicazioni. Quindi può succedere, rendiamolo utile quel momento in cui può succedere. Bene. Diamo quindi 5 minuti di pausa e ci vediamo qui fra poco. Sì, vuoi che metto la slide? Metto io. Ah, ci pensi tu? Sì. Allora, 12 e 18, 12 e 25, va bene? Perfetto. Ok. Grazie, a tra poco, grazie ragazzi.
Io ci sono, eh. Ah no, aspetta. Dunque, questa qui era la... finiva. Bene. Allora, apriamo. Eccola qua. Bene. Ok, riprendiamo con la seconda parte. Sono. Ok Massimo, se condividi lo schermo iniziamo con la seconda parte. Sì, sì, grazie, grazie Domenico, grazie per la per il break, mi sono fatto il caffettino, come dicevo, e vediamo di far partire questa, e voilà, dovrebbe essere il... Eccola. Perfetto. Ci siamo. Allora, ci siamo. Grazie, grazie a tutti anche per la pazienza. Capisco che è una cosa piuttosto lunga, ma spero che susciti l'interesse. Anzi, grazie per quelle domande che sono state poste poco prima del break. Andiamo avanti, questa è l'ultimo blocco delle quattro lezioni, come dicevo abbiamo, questa mi pare fosse la lezione dell'8 di agosto, sono anche disponibili sul canale TTF, YouTube di TTF, e anche il mio collaboratore Dominique Plattner mi ha aiutato nell'esposizione. Lui si prendeva cura di alcuni aspetti della presentazione e come vedrete ancora una volta ci saranno delle parti comuni. Oggi però parliamo di un professionista, parliamo, vi può capitare, cioè i professionisti non è che sono solo quelli, i Malong, i Ball, ce ne sono molti in giro per il mondo, e anche loro hanno i nostri, ovviamente i nostri atleti nazionali sono professionisti, quindi subentrano tutta un'altra serie di aspetti che appunto vorrei condividere con voi. Ancora una volta questi elementi comuni che dicevamo anche l'altra volta: obiettivi, pianificazione, allenamento, competizione, e ancora una volta gli elementi della performance, forza, resistenza, staff. Questo è un elemento nuovo degli elementi, psicologia dello sport, quindi parte mentale, e ho radunato la tecnica, strategia e tattica in un luogo comune. Quindi andiamo avanti come al solito con le nostre slide. High performance, alte prestazioni e oltre, cosa dobbiamo considerare? Stiamo parlando, cercate un attimo di avere un po' l'orizzonte dove siamo e su cosa dobbiamo riflettere. Adattabilità all'allenamento, volume e selezione delle competizioni, ho messo importanza delle sessioni di allenamento e della partita, fitness e recupero. Vedremo come sarà importante
delle cose che sono anche comuni dall'altra parte, ma che per questi atleti invece assumono un'altra valenza. Personale esperto, quindi parlavamo di staff, appunto, è una parte importante di questa presentazione. La pressione psicologica ovviamente sale molto, molto di più, perché in gioco c'è molto di più per un professionista, e appunto la tecnica, strategia e tattica, che sono sempre i nostri punti comuni, no? nel portare avanti una carriera. Quindi la conclusione di questo percorso, che è iniziato appunto quando eravamo principianti, se nelle precedenti lezioni abbiamo evidenziato molti aspetti, ora possiamo dare l'input finale, io ho scritto anche forse iniziale, per puntare alle classifiche, alle più alte classifiche disponibili, ecco, stiamo parlando a questo punto di classifica del mondo. Quindi gli elementi della prestazione sono i nostri soliti quattro, come abbiamo detto: obiettivi, pianificazione, allenamento, competizione, ma dobbiamo portarli al livello successivo. Quindi gli obiettivi, e ora di avere delle aspettative. Ancora una volta dobbiamo andare step by step, passo dopo passo, però li dobbiamo anche considerare tutti insieme. Obiettivi quotidiani. Qui possiamo avere una coerenza tangibile, nel senso che lo possiamo, adesso siamo veramente esperti della nostra attività, e quindi possiamo valutare ancora di più, anche perché abbiamo fatto l'esperienza di quando eravamo OPS oppure nazionali. Adesso possiamo dare molta più consapevolezza, ancora una volta, a quello che facciamo quotidianamente. Obiettivi tuoi e del tuo partner, quindi, se valeva prima che un allenamento doveva essere appunto utile, proficuo, oggi ancora di più, ma il professionista vuole di più, e lo vedremo quando parleremo dei partner di allenamento. Gli obiettivi della competizione, a questo punto mi viene solo di dire non meno ma di più. Cioè, io sono a un livello tale che non mi posso permettere dei momenti di defiance, chiamiamoli così. Ma il mio atteggiamento deve essere sempre proiettato a qualcosa di più. Ma abbiamo le esperienze passate. Quindi le esperienze passate ci hanno detto, no, di fare tesoro, di valutare le sconfitte, di trarne vantaggio, di correggere. Dobbiamo pensare a tutto quello che c'è stato prima, e vedrete che quello che sto indicando adesso avrà una logica disarmante, chiamiamola così. Pianificazione, c'era anche l'altra volta, ma la pianificazione di un professionista adesso è un po' diversa, perché abbiamo detto che viaggia molto, anzi diremo che viaggia molto. C'è una pianificazione on and off, c'è una pianificazione che oggi faccio 2 giorni, poi devo viaggiare, mi va via una giornata, devo recuperare, poi posso giocare altri 3 giorni, ho la gara e poi riparto con l'aereo. E poi questa pianificazione è davvero complicata, questa mi rendo conto che non è semplice e va gestita molto bene. C'è una pianificazione delle prestazioni, ovviamente, no? Perché comunque oggi come oggi ci sono, per via della classifica del mondo, che avrà un impatto ancora più significativo in futuro. Non so se avrete sentito parlare di questo nuovo format WTT, World Table Tennis, che altro non è che la parte agonistica dell'attività internazionale, che proprio l'altro giorno è stato ufficializzato anche quello che noi avevamo, che io avevo sperato, che è
lo youth, la pianificazione giovanile, cioè le gare giovanili che anche comprenderanno nel WTT, e ci sarà una rivoluzione, lo dico adesso Domenico, ma anche per chi ci ascolta, è stato pubblicato sulle pagine dell'ITTF, il nuovo impianto prevederà fasce di età piuttosto che categorie di età. Quindi si partirà dagli under 11, un'attività per under 11, under 13, quelli che erano gli allievi saranno under 15, under 17 e under 19, per poi arrivare anche, per quello che mi riguarda, anche l'under 21 e quant'altro. Quindi è un grande cambio e anche così le cose che poi ne seguiranno. Ma parlando di pianificazioni delle prestazioni, è perché io devo pianificare le mie prestazioni, perché lì c'è una gara importante e lì devo rendere bene, perché, anche perché poi mi dà dei punti che mi permette poi di andare in un altro livello e quant'altro. Come dicevo, questo WTT avrà poi la caratteristica che è la classifica del mondo sarà principale per quanto riguarda la possibilità di partecipare, specialmente nelle gare super super di qualità, quelle che magari prima chiamavamo Platinum o World Tour, adesso si chiameranno in un altro modo, ma avranno la caratteristica che si potrà accedere per classifica del mondo. Poi c'è una pianificazione del club, tutti noi, tutti gli atleti professionisti, sono professionisti anche perché giocano nel club come nelle slide precedenti. Inoltre c'è una pianificazione della squadra nazionale, quindi vedete quanto complicato sia la pianificazione di un professionista di tennis tavolo. Giusto per farvi riflettere, perché poi, ecco, conoscendo i vostri atleti, conoscendo il budget che c'è a disposizione, conoscendo tutta una serie di parametri, avete modo poi di fare la pianificazione più adeguata. Allenamento. Partiamo dall'allenamento, come al solito, i vari elementi comuni. Definizione. Ho lasciato in italiano, Domenico, perché aveva senso dare questo make it full come una sensazione di pienezza del tutto. E allora ho indicato che deve essere una successful session, thoughtful session, fruitful session, meaningful, resourceful, purposeful, purposeful, powerful, spinful, wonderful. Cioè, ho voluto dare quest'idea dell'allenamento che abbia la pienezza, che abbia la realizzazione completa di quello che si fa, quindi una sessione di successo, una sessione pensata, una sessione utile che aveva un significato, che uno scambio mi poteva dare poteva essere una risorsa di apprendimento, e eccetera, eccetera. Quindi l'allenamento deve avere queste caratteristiche, perché è ora di perfezionare, non è che possiamo star lì a giochicchiare, e ormai è il momento, siamo professionisti, quindi lo sappiamo. Routine preparatoria, molto velocemente, staff, importante come dicevo prima, cooperazione. Questi giocatori ormai lo vedete, girano, vanno in un posto all'altro, giocano in un club, fanno la competizione nell'altro capo del mondo, ritornano indietro, fanno l'allenamento con la nazionale, poi ripartono e c'è il club. Questo porta ad un mix di preparazione che passa attraverso la cooperazione. Se i nostri giocatori non vanno all'estero, stanno sempre in casa, ma nel momento che vanno all'estero ci sono altri interlocutori dall'altra parte, altri giocatori, altri tecnici, altre persone, altri membri di staff, e quindi cooperazione è importante. Ho indicato alcune cose di come avere una routine preparatoria. Mantenimento,
lo vediamo molto spesso che questi atleti professionisti fanno delle cose molto banali, onestamente, no? Questi due palline sul rovescio, due palline sul diritto, una palla sul rovescio, una palla al centro, una palla sul rovescio, una palla sul diritto. Pensate a questi schemi che facevamo quando eravamo bambini, quasi quando eravamo beginners. Ma evidentemente questo modo di fare porta ad un mantenimento del loro status, della loro forma, in particolar modo quando parliamo appunto di footwork, ma qui passiamo anche ai tuoi schemi, no? Quella zona di comfort. Adesso, tanto per dire, faccio il mio esempio di quando ero giocatore, quando andavo alle gare, oppure mi piaceva giocare un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto, quello era il mio schema di comfort, e quando mi veniva bene mi dava l'idea che mi sentivo sicuro. Cavolo, oggi posso rendere bene, oggi guarda come vado liscio di rovescio e di diritto senza sbagliare, no? E poi magari ne facevo sempre di più e così via. I giocatori fanno così, i professionisti fanno questa cosa. Lasciare l'iniziativa, cioè siete a capo, avete dei giocatori professionisti, non possiamo troppo dare il nostro, come dire, in posizione, fra virgolette, ma non gli possiamo dire tutto, fai questo, fai A, B, C, D, continua con E, F, G e quant'altro. Cioè sono professionisti, li abbiamo abituati prima quando erano nazionali o quando erano Hopes o Junior, quindi è un processo, e quindi lasciamoli anche fare, se hanno voglia di fare certi esercizi, ma lasciamoli fare, guardiamoli da lontano, li vediamo. Non so se ci avete fatto caso, molte squadre nazionali fanno così, ci sono allenatori che stanno ancora attaccato al tavolo e dicono fai questo, fai quell'altro, fai questo e fai questo. Molti allenatori invece, io mi sento di avere questo atteggiamento con delle persone che hanno tanta esperienza, di lasciarli anche iniziative. Mentalità aperta, ovviamente, molte volte durante la fase preparatoria si sentono di poter giocare libero, no? Un po' come dire, quasi più partite che altro, poi lo vedremo eventualmente in un'altra occasione come preparare una sessione di allenamento, ma mi sembra che i colleghi, i ragazzi della federazione abbiano già avuto modo di fare un webinar su come preparare. Mi sbaglio, Domenico, c'è stato qualche cosa, vero? Il microfono non va. Bene, quindi vi posso rimandare anche a quelle cose che sicuramente saranno valide. A tutto questo c'è questo processo di valutazione, che è sempre la nostra parte finale di tecnico, di vedere che cosa è successo, che cosa è stato fatto in questo momento di preparazione. Andiamo col cesto ancora una volta, o molte palline, l'ho indicato anche prima. Allora, direi che per questi giocatori è essenziale. Ormai non c'è giocatore professionista che non vada ad una gara o li vedi con il proprio pacco di palline. I cinesi hanno la valigia, i cinesi hanno le valigie, queste belle grosse, no? da 28 pollici, non so come si dice, no, 28 pollici, 28, che è pieno di palline. Pieno di palline, e c'è sempre l'addetto, a proposito di staff, che appunto trasporta queste enorme quantità di palline. E aiuta il cesto a mantenere alta la fiducia dei giocatori, e qui ho indicato alcune cose specifico, perché hanno bisogno di specificità in quel momento. Magari serve per una tattica particolare, magari serve per sentire il colpo che va meglio combinato con un altro. Si può usare il cesto, anzi questo è molto molto utile
per avere feeling, no? Cioè, se un buon feeder, l'allenatore o un membro dello staff è lì che lancia la pallina, può dare questa palla in modo tale che vai a lavorare un po' sul feeling, e il feeling, quando lo hai, ti senti più sicuro di te, quindi collegato alla fiducia. Implementazione: c'è sempre spazio per nuove abilità. Guardi, questo proprio è assodato. Mai tenere un giocatore così chiuso nelle proprie abilità, ma lo vedete anche poi, se guardate i video, li vedrete tutti i giorni, lo vedete quello che sono in grado di fare questi giocatori. Non parliamo dei super super top, ma in qualche modo tutti i professionisti hanno questa caratteristica, quindi l'ho voluta indicare. Forzare che cosa significa? Io creo uno scenario particolare durante l'allenamento delle molte palline, in modo tale che vado a stimolare il giocatore a chiedere di più a se stesso. L'abbiamo visto la volta prima, no? Non ti risparmiare, dai il meglio. Qui possiamo andare anche oltre, qui possiamo veramente spingere l'acceleratore al massimo e condensare in un esercizio una situazione che magari a volte è anche un po' scomoda per loro, però poi lo vedremo, l'abbiamo detto nelle domande e nelle risposte, no? Quando c'è questo forte dialogo, questa bella interazione tra giocatore e allenatore, che ci si scambia, ci si chiarisce a volte, allora si può anche chiedere, il giocatore chiede di più a te, ma anche tu puoi chiedere tanto al giocatore, quindi è una cosa veramente biunivoca, chiamiamola così. Ed ecco, per finire, insomma, una sensazione di invincibilità, perché al cesto veramente puoi creare quelle situazioni in cui porti la fiducia all'estremo, e soprattutto anche quando devi preparare una gara. Non è escluso, ormai molti giocatori prima della gara fanno il cesto col suo allenatore, col proprio allenatore, con il partner o con un altro giocatore, che siano i servizi, che sia una risposta, che sia anche una situazione più complessa, lo scenario che dicevamo prima e così via. La competizione, diciamo di concentrarsi su ognuno e su tutti, ho scritto punta ognuno e a tutti, perché diciamo che è uno sport mentale. Se pensiamo a che cosa abbiamo detto fino ad oggi, vi viene naturale capire perché. Perché abbiamo tutta una serie di cose, anche qui ne ho messe alcune, ecco, ricordiamoci sempre che non sono degli assiomi, dei dettati, delle tavole di Mosè, ma sono delle indicazioni. E quindi ecco, puntare a ognuno e a tutti, sport mentale, perché dobbiamo avere continuamente questa idea, chiaramente, che dobbiamo progredire, vincere, ambito nazionale, internazionale, collaborazione con lo staff. Certamente il tuo ruolo è di attirare l'attenzione, gestire l'immagine, gestire se stessi, non sprecare un match, l'abbiamo visto prima nel rispondere alle domande, ma il match lo teniamo sempre in piedi. Professionale sempre, nel comportamento, nell'attitudine, nel gioco, nella tattica, come abbiamo visto prima, in un ambito di club, in un ambito di nazionale, in un ambito individuale. Lo stile, un'etica, il modo individuale proprio di una persona, e mi riporto alla slide 33 del precedente blocco, è la parte fondamentale, secondo me,
di un atleta, ecco, diciamo così. Performance TACE. TACE in realtà è l'acronimo di quattro parole. La performance, trovare le criticità. La criticità, che cosa, no? L'analisi di prima, ricordate, ma qui noi lo possiamo fare ancora meglio perché abbiamo le esperienze passate. Accettare il risultato positivamente, non c'è recriminazione, c'è solo la possibilità di di capire quello che è successo, considerare i tuoi errori e l'abilità dell'avversario, anche a livello alto, mi è successo e succede continuamente, si tende sempre a vedere la partita col proprio occhio, ma non considerare che cosa ha fatto l'avversario. Cioè, l'errore tuo non è che... Sì, allora fai un errore di servizio, sbagli il servizio, è l'errore tuo, l'abbiamo visto. Ma se poi nel rally, nello scambio, nell'intero gruppo di game, nel match, bisogna riconoscere che l'avversario forse ha fatto cose buone, perché anche tu le fai le cose buone quando vinci. E quindi è importante considerare i tuoi errori, dove sei stato carente, e se sei stato carente forse perché l'avversario è stato capace. Quindi ecco, dare la giusta considerazione a questi due aspetti. E infine l'esperienza, quindi la performance crea un'esperienza, qualsiasi esperienza che i ragazzi, che questi giocatori hanno vissuto, vivono e vivranno, deve essere appunto considerata in questa performance. Infine, ricordate, il tempo è sempre dalla tua parte, perché ci serve il tempo per digerire, per metabolizzare, per fare nostro, per analizzare, per cambiare, per prepararci, per portare la nostra convinzione ad un altro livello ed essere appunto pronti per la prossima volta. Dove sto andando? Quando abbiamo parlato di questo processo che parte da lontano, OPS, allievi, junior, quello che è, nazionali e professionisti, c'è un compagno di viaggio che è il nostro compagno ideale, che è la maturità che acquisiamo durante la nostra esperienza. Quindi dopo tante competizioni, non vi sto a leggere quello che ho scritto, dobbiamo fidarci di questa maturità perché ci rende più responsabili, più consapevoli e anche più fiduciosi della nostra carriera. L'alto livello, sì, insomma, l'alta prestazione ha con sé questi elementi. Se prima avevamo la preparazione, la tecnica, la parte mentale, la strategia e la tattica, oggi abbiamo un elemento, un pilastro supplementare che, quando parliamo di prestazione, si inserisce, forse si è già inserito o comunque è adesso deve essere presente nella carriera, nell'attività di un professionista, che è lo staff. Quindi sempre partiamo dalla preparazione, abbiamo lo staff, parte mentale sempre lì, e poi testa, io l'ho chiamato testa, l'acronimo di tecnica, strategia e tattica. Andiamo a vederne uno alla volta. Il fitness, la parte del fitness, il ruolo della scienza dello sport, è importante capirne il ruolo. La periodizzazione, che abbiamo iniziato nell'altra lezione come prima parte, oggi c'è la parte 2. La supercompensazione, l'adattamento ai cambiamenti, che l'abbiamo accennato l'altra volta. Infine c'è una parte di fatica, di stanchezza e il recupero, che sono parte della condizione fisica ideale di un atleta. Andiamo ancora una volta un pochino più
rapidi, perché come dicevo, sicuramente il professor Oliveri ha già affrontato questi temi, quindi li cerco di passare con rapidità. Ruolo della scienza dello sport, naturalmente le relazioni psicofisiche possono essere comprese meglio. Beh, la scienza dello sport è fondamentale, anzi direi che forse non abbiamo nel tennis tavolo abbastanza ricerca, o ce n'è veramente, veramente troppo poco. Il nostro è uno sport talmente complesso. Sì, forse qualcuno dice, io anche sono tra quelli che dice che l'abilità ha un ruolo preponderante, ma l'abilità da sola non funziona, ha tutta una serie di cose correlate che, senza le quali non si può avere un'abilità in assoluto. Quindi il ruolo della scienza dello sport e tutte le cose che ne conseguono, la comprensione della fisiologia, dell'anatomia, dell'analisi antropomorfa, biomeccanica, sono veramente tante. Quindi dobbiamo documentarci, siamo tecnici, quindi dobbiamo documentarci, dobbiamo essere professori. Ma vedremo che lo staff ci aiuterà in questo difficile ruolo. La periodizzazione, parte 2, rapidamente, anche qui c'è un esempio in inglese, lineare l'abbiamo vista in parte l'altra volta, non lineare, la periodizzazione a blocchi. Qui, se volete, poi in un'altra occasione possiamo anche vedere come creare una periodizzazione, perché ripeto, se vi ricordate all'inizio abbiamo parlato di difficoltà di pianificare, o comunque di avere una pianificazione estremamente elaborata, la periodizzazione andrà poi a di pari passo con questa impostazione iniziale, quindi teniamone presente. Periodi di periodizzazione, un po' un gioco di parole, quindi preparazione, come organizzare, competizione, transizione e riposo attivo. Ci sono dei piccoli schemi che potete anche, ma sono idee, ripetiamo, sono proprio... si possono anche copiare, oppure possono essere adattati, possono essere, spero si legga bene, non vi sto a leggere punto per punto, ma poi lo potete anche vedere. Questa è una situazione di una settimana tipo di preparazione, potete vedere la parte, le sessioni, la prima, la seconda, se c'è un recupero, quale potrebbe essere la preparazione appunto da fare, non da fare, strength conditioning, metodo, mental e quant'altro. Qui sono alcuni esempi invece di competizione, come gestire e avere il periodo di periodizzazione durante la competizione. Anche qui questo è stato fatto sulla base di un esempio tedesco, addirittura di Champions League e di Bundesliga, quindi un giocatore che non so, potremmo prendere un Ball forse, o un Francisca, o magari un Calderano e magari altri ancora. Questo, ecco, è sempre un'idea, ancora un'idea sulla transizione e il riposo, appunto, per quanto riguarda la periodizzazione da questo aspetto. Ancora una volta qui abbiamo, lo ricordate, il modello di periodizzazione di Matveyev, come queste onde di volume, intensità e tecnica si muovono fra di loro per raggiungere appunto il meglio della forma fisica. Ecco come combinare i vari elementi in un crescendo, un indecrescendo
degli elementi individuali. Tre esempi microciclo, velocemente. Un microciclo, si parla qui di 2 settimane, come vedete, ordinario, normale, dove c'è un crescendo, una diminuzione, una risalita, oppure la seconda con un crescendo, decrescendo e crescendo ancora, o altre possibilità, un tipo di microciclo shock, come si evidenzia qui, quindi molto rilassato, intenso 3 giorni, rilassato e 2 giorni intenso. E poi la parte di relax, che si intende di 1 settimana in questo caso, e così via. Le reazioni del corpo a carichi diversi, anche qui altre teorie appunto del professore Milanovic, che appunto ci indica quale dovrebbe essere il carico, no, in diversi momenti, massimale, submassimale, medio oppure minimo. Ripeto, nozioni che dobbiamo conoscere come minimo per, anzi in questo caso un pochino meglio, perché stiamo parlando di atleti professionisti. Ma lo vedremo dopo, che le cose si chiariranno molto di più per voi quando appunto avremo modo, voi siete l'allenatore, siete l'head coach, come si suol dire, avrete modo di lavorare con lo staff e quindi avere la cognizione, la competenza, se non altro, di tutto quello che avviene attorno a un atleta è il vostro lavoro. Poi magari sarete più esperti nella tattica, nella tecnica, nel lavoro di panchina, nel lavoro in allenamento, in palestra e così via, parte mentale e quant'altro. Supercompensazione, probabilmente lo conoscerete, la definizione, questo fenomeno fisiologico dell'avanzamento della capacità di allenamento a seguito dell'applicazione di un adeguato carico di lavoro in allenamento e di un adeguato recupero. Vedete che la figura, rappresentazione, ci indica un po' dove arriva questa supercompensazione, no? Che parte dall'esercizio, c'è un deterioramento dell'esercizio, ma che in realtà poi risale fino ad arrivare appunto alla supercompensazione, che è riferito all'adeguato appunto carico e il recupero. Start of recovery è appunto questa parte di recupero che mi aiuta poi a ricaricare, proprio è il caso di dirlo. L'adattamento ai cambiamenti l'abbiamo visto, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, ci serve ad avere questo adattamento perché le situazioni, le esigenze, le possibilità, le occasioni cambiano anche diversamente. Pertanto aggiungere, incentivare l'intensità, la durata, la frequenza dell'allenamento, oppure rallentare, andare oltre, andare sotto. Dobbiamo adattarci a questi cambiamenti che ci aiutano in sé per sé appunto a gestire meglio le nostre abilità e a performarle meglio. Stanchezza e recupero, sì, insomma, quando uno fa uno sforzo è chiaro che subentra la parte della fatica, l'abbiamo sperimentato tutti, e il recupero è importante. Vedremo poi in diverse situazioni come si può come rendere al meglio questo recupero, in modo tale che potremo poi riprendere la nostra routine. Allora, partiamo, cambiamo un attimo
area, il giocatore non solo il giocatore, è lui che è al centro di tutta la performance. Quindi dobbiamo creare attorno a lui l'environment, la condizione ideale per poter performare al proprio meglio. E quindi entriamo in questa parte della performance che entra veramente di diritto, e lo vedete anche quando andate un po' a girare, ma io lo vedo anche in piccole società, onestamente. Recentemente ho visto delle situazioni bellissime dove anche a livello molto basso c'è il preparatore fisico. È una piccola parte, ma stiamo parlando di staff. Cioè l'allenatore è lì che è fuori e vede i propri ragazzi, 8-10 quelli che sono, fare l'esercizio 30-40 minuti prima della parte al tavolo, fondamentale per creare quella giusta mentalità. Eccoli qua. Abbiamo il partner di allenamento, il medico, il fisioterapista, massaggiatore, preparatore mentale. Stiamo parlando di situazione ideale. Ne devo aggiungere un altro qua che lo vedremo tra un attimo. Il preparatore fisico, che ne abbiamo parlato, nutrizionista e organizzatore di viaggi. A questo, queste sono tutte specialità, figure specialistiche che hanno veramente dei ruoli precisi, dei ruoli specifici. E quindi ho preparato questo piccolo diagramma dove si vede, in questo caso ho aggiunto naturalmente l'assistente coach. Cioè, io sono l'head coach e devo avere il controllo di tutte le attività, la tecnica, la tattica, la psicologia, la salute del corpo, quindi la parte medica, la funzionalità, l'apparato muscolare, riscaldamento, allenamento, pianificazione nutrizionale, forza e condizionamento e logistica. Quindi io ho la supervisione di tutto. Magari non sono esperto in tutto, ma devo conoscere, e poi ho il mio staff che mi lavora in collaborazione con gli atleti e con me stesso. Quindi, quando parliamo di partner di gioco, ci sono molti giocatori professionisti che si portano indietro lo sparring partner o il partner di gioco. E si portano dietro anche l'allenatore proprio, c'è l'head coach. Pensiamo a tutti i giapponesi, ormai non c'è giapponese che non porta, che non abbia Harimoto ha con sé il papà sempre, a volte anche la mamma, e il preparatore fisico con lui e il sparring partner, a volte due. E quindi la sua preparazione durante la gara di un Pro Tour avviene attraverso questo gruppo che è in collaborazione con l'head coach, perché poi sarà l'head coach che siederà in panchina con Harimoto per la performance finale, dove c'è la tattica e la tecnica. E intendiamoci, quando Harimoto per esempio fa la sua preparazione, lo vedo in palestra, forse l'avete visto anche voi, non è che il head coach si astrae completamente e dice vabbè, tanto c'è il papà, ci pensa lui. No, ovviamente è anche lì, e siccome li ho visti anche lavorare in allenamento fuori da una gara, nei centri tecnici specifici, che siano giapponesi o cinesi, è lì che avviene il lavoro vero e proprio, no? Quello che si diceva prima. Quindi la preparazione con questo staff, la preparazione di un atleta attraverso lo staff avviene ovviamente prima dell'allenamento, durante l'allenamento, in preparazione di una gara, ma anche durante l'allenamento, in preparazione proprio della prestazione sportiva di una competizione specifica a cui sono andati, a cui partecipano. E quindi ecco, questo piccolo schema vi aiuterà a capire dove, che ne so, il preparatore mentale
potrebbe essere più vicino alla parte, no? Alla parte mentale, quindi la psicologia dello sport, ma anche alla parte tattica, no? Perché poi il giocatore deve mettere in pratica la parte tattica in modo efficiente dal punto di vista mentale, aiutato se c'è dal preparatore mentale. Il massaggiatore ovviamente non si comporterà se c'hai un mal di gola, dove sarà il medico a dare la propria idea, la propria terapia, che poi tra l'altro qui entriamo anche in un altro campo molto importante, che forse avrei dovuto aggiungerlo, scusate, lo aggiungo in modo verbale, che è tutta la parte dell'antidoping. Che è una parte fondamentale che forse avrei dovuto mettere già dagli hopes. Tanto è importante questa area, perché veramente si tratta della salute dell'atleta. Molti fanno le terapie fai da te, non sanno che magari certe medicine possono essere appunto far risultare positivo il test, non si ha nemmeno idea, e che invece bisogna averla, che i giocatori professionisti devono avere il cosiddetto whereabouts, cioè sapere dove sono. E se sono in una data località piuttosto che in un'altra, o a casa e quant'altro, perché però sono tutte cose appunto di cui si deve occupare il medico, perché parliamo di salute del corpo. Beh, insomma, qui ci potete girare intorno e vedere un po' che cosa fare. Partner di allenamento, sì, ho bisogno di loro, da solo non posso fare niente, possono fare la differenza, è ovvio. Chi sono? Ma potrebbe essere un compagno di squadra, una parte della rosa della nazionale, un proprio giocatore che ti vuoi portare con te, che ti aiuta. Lo vedete anche nelle gare nazionali, a volte, no? Si tende a trovare l'amico con cui ci si allena di solito per avere un partner affidabile. Beh, è uno che ti aiuta veramente a performare al meglio in quel momento dell'allenamento, che sia una sessione normale o che sia una sessione di preparazione, come dicevo, alla gara, no? A volte queste gare importanti, se poi parliamo le Olimpiadi, gli atleti hanno magari 45 minuti, 50 minuti di preparazione, poi hanno 20 minuti che devono stare in anticamera, e c'è la scelta delle palline, il controllo dell'equipaggiamento, e la borsa, e se c'hai le scritte, non hai le scritte, insomma c'è un sacco di cose, e quindi l'allenamento preparatorio è veramente importante. Il partner è fondamentale, come dicevo. Il medico, come dicevamo prima, si assicura che l'atleta sia, sia in salute, sia in forma, e che se dovesse succedere qualcosa, infortuni, malanni o quant'altro, è lui che si preoccuperà di consigliare, di dare la terapia adatta. Naturalmente lo aiuterà anche nel percorso di un recupero, di un infortunio, di uno stiramento, qualunque cosa sia, quindi terapia, recupero, riabilitazione, quello quant'altro, il medico insieme al fisioterapista, eccolo qua, lo vedremo appunto, è il nostro meccanico di fiducia, lui si prenderà cura di noi, e si preoccuperà che la nostra macchina funzionerà al meglio dal punto di vista delle articolazioni, dal punto di vista se c'è un sovraccarico oppure un rilassamento dei muscoli e quant'altro, ci aiuterà a mantenere i joints, le articolazioni pronte per performare. Quindi se c'è da fare delle terapie, ultrasuoni o qualunque terapia fisioterapica oppure manovre particolari, ecco,
quello è il nostro elemento di staff. Ci potrebbero essere anche altri elementi, come l'osteopata. L'osteopata anche è un valido aiuto all'atleta, che un po' ti va a riequilibrare la postura e tante altre situazioni che possono determinarsi durante un'attività particolarmente intensa. Il massaggiatore, io, per me non è solo un esperto, in genere il massaggiatore è veramente l'amico, l'amico degli atleti, non so come chiamare, è veramente una persona speciale, è una persona particolare, perché segue l'atleta dappertutto. Se ha bisogno di una cosa è lì, hai bisogno del massaggio al volo è lì, hai bisogno del massaggio defaticante è alla sera, lavorano moltissimo la sera dopo una giornata magari passata in palestra, che ne so, alle 10 fanno i massaggi agli atleti, se ne vanno a letto alle 2, sono dei lavoratori incredibili, assolutamente importanti per l'attività di un pro, chiamiamola così. Preparatore mentale, ecco, questo è una figura dello staff non facile da trovare, devo essere sincero, perché la dinamica del nostro sport almeno quando siamo lì, no? Quando siamo lì a giocare, all'inizio del game, in mezzo, alla fine, non parliamo degli elementi comuni che potrebbero essere comuni anche con altri sport. Mi viene in mente, vabbè, la sconfitta dopo una semifinale, probabilmente è simile alla sconfitta di una semifinale di un badminton o di un, non so, di un tennis, per dire, o di un altro sport. Ma quello che avviene dentro, quello che avviene nella partita, ecco, come lavorare sulla parte mentale durante la prestazione è un po' difficile da trovare la persona giusta che ti aiuta. In genere è l'allenatore che lo fa. Pensate, ci siamo sempre noi che in quel momento magari diamo una parola di fiducia, una parola di, sai, non ti preoccupare, sì, va bene, lo facciamo con i bambini piccoli, lo facciamo anche con i grandi, commettono un errore, sì, hai giocato bene, non ti preoccupare, ottimo, va bene, sì, dai, continua così. Insomma, tutte cose che ci sostituiamo un po' al preparatore mentale. Beh, io dico che qui dobbiamo lavorare molto. Non è solo la nostra esperienza di allenatori, che magari siamo stati anche atleti, abbiamo passato quello che stanno passando i nostri ragazzi. Qui però ci dobbiamo documentare veramente tanto, dobbiamo fare molta ricerca, dobbiamo capire il nostro giocatore. Se siamo arrivati a quel punto l'abbiamo capito già, perché il percorso l'abbiamo fatto, ma comunque è una parte che dobbiamo veramente, veramente preparare. Se poi troviamo il preparatore mentale adatto, che ci aiuta, ci veramente aiuta noi e l'atleta, allora è perfetto. Ho avuto nella mia esperienza di head coach alcuni preparatori mentali un po' così, no? Mi venivano da me e dicevano: ma sì, quel giocatore, magari un giocatore di 25 anni, deve cambiare la personalità, deve cambiare, insomma, cose pesanti, cose veramente molto profonde, che mi spaventavano onestamente. Cioè, io ho bisogno di un giocatore che mi porti, mi metta in condizioni a proprio agio, l'atleta, per poter rendere in quel frangente, in quel momento. Perché mi vuoi cambiare la personalità? Mamma mia, che cosa faccio? Da personalità estrinseca devo diventare personalità intrinseca? Mi ero spaventato, sono onesto, ne parlo con voi, lo dico adesso, ma non è andato a buon fine, ecco, ve lo dico. Ho fatto a meno di quel preparatore, però magari poteva essere buono. Comunque, non è difficile da trovare. Se lo trovate, meglio per voi.
preparatore fisico, invece questo è, ne abbiamo veramente tanti, ma anche lui dobbiamo essere sicuri che abbia una preparazione specifica per il nostro sport. L'abbiamo visto nelle slide precedenti. Il nostro sport richiede particolari abilità, coordinazione, l'abbiamo visto in tutti i modi. Beh, allora ci vuole un preparatore adatto. Se mi arriva un preparatore e mi mette lì con i ragazzi, magari anche un po' più giovani, adesso parlando, uscendo un po' dal pro, ma di giocatori che vogliono diventare pro, e me li mette a fare pesi su pesi, balzi, e mi ritrovo i ragazzi con l'acido lattico per 3 giorni e per 3 giorni non riesco a farli giocare al tavolo, beh, forse, ecco, magari bisogna rivedere un momento questo preparatore. Beh, ci sono tante altre situazioni. Ecco, quindi è importante questa figura. Il nutrizionista, anche secondo me questa è una parte sottovalutata, una figura sottovalutata. Ricordo quando gli atleti vanno, abbiamo fatto le Olimpiadi, nelle sale dove appunto c'è la mensa, un enorme spazio, un enorme contenitore dove ci sono migliaia di persone che al tempo stesso mangiano, ci sono dei corner di nutrizionisti, e vuol dire che, cioè, non è che il Comitato Olimpico, il CIO, l'ha messi lì per caso, cioè quello che mangiamo è veramente importante, è veramente quando mangiare, come mangiare, che cosa dobbiamo assumere al mattino, la colazione, la sera, abbiamo le gare ogni 2 ore, cosa fare, cosa no. Mi pare che questa parte veramente non la sappiamo affrontare, o forse non abbiamo la conoscenza adatta. Abbiamo un nutrizionista? Bene, non ce l'abbiamo, informiamoci noi cosa possiamo fare. Prendiamo parte a qualche corso, prendiamo parte a qualche seminario. Oggi come oggi, tra l'altro, in questo periodo veramente di poca attività, veramente abbiamo l'occasione per nutrirci noi stessi di sapere, diciamo, specifico e generale. Beh, allora, quale migliore occasione di questa? E ancora una volta, altra figura importante. Pianificatore di viaggi. La vita di un pro è fatta di viaggi, c'è scritto, avanti e dietro, a volte c'è un incaricato della federazione che si preoccupa di un viaggio, poi bisogna tenere conto dei costi, se è un volo costoso, non costoso, se c'è un... I ragazzi si organizzano da soli, che è la peggio cosa, a volte un'agenzia di viaggio, quindi... No, non è banale questo aspetto, perché è importante pianificare bene. Quante volte si arriva ad una gara all'ultimo momento? Si arriva perché, che ne so, perché si è pianificato male, magari c'era la coincidenza, era breve, abbiamo perso l'aereo e non siamo... Scusate, non abbiamo raggiunto la località in tempo. Beh, questo è un esempio. Però... ci aiuta nella performance finale. Psicologia dello sport, anche qui andiamo un po' veloce, siamo già domenico abbastanza in là, anche oggi. Affrontare la pressione, IZOF, zona individuale di funzionamento ottimale, affaticamento psicologico, PMR, meditazione, quindi un approccio interdisciplinare. Vediamo che cosa succede. Ripeto, materia non vasta di più, perché tante sono le cose, vediamo solo alcune cose. C'è una pressione, sicuramente dobbiamo affrontarla.
Magari siamo i migliori nel nostro paese, siamo degli eroi nel nostro paese, però poi a livello internazionale, insomma, non è che siamo granché, magari abbiamo più battute di arresto che altre. Abbiamo delle forti esigenze, alte esigenze, abbiamo problemi relativi allo staff, come si diceva, magari non abbiamo il meglio e abbiamo questa porca miseria, non ho fatto lo stretching adatto, lo devo fare da solo, adesso mi devo, insomma, ti sale un po' questa pressione e bisogna affrontarla. Quindi la differenza tra essere un top player o un vincitore è molto grande, non è così diretta. E poi ci sono solo alcune eccezioni che sono in una certa misura di successo durante tutta la carriera sportiva. Cioè, non è facile stare al top, non è facile raggiungere il top, e vedremo che ci vogliono veramente tante cose, e questo genera pressione, quindi non c'è niente da fare. Zone individuali di funzionamento ottimale, quello che in psicologia si chiama IZOF, Individual Zone Optimal Functioning. Sì, insomma, è il modello utile per migliorare l'autoconsapevolezza e la prontezza psicologica dell'atleta. È una cosa molto individuale. Il troppo poco ostacola le prestazioni, e ci sono queste emozioni ottimali e disfunzionali che appunto creano questa zona di funzionamento ottimale. Critica principale che non si capisce, non si ha una spiegazione del perché, ma in ogni caso c'è. La soluzione consiste nell'utilizzare un profilo emozionale personalizzato, ancora una volta qui lo dice la parola stessa, una cosa individuale, quindi identificare 4-5 elementi positivi e negativi relativi al successo della prestazione in passato, oppure 4 positivi e negativi correlati alla scarsa performance, e valutare quanto intense queste emozioni si siano sentite prima. Cioè conoscere se stessi, conoscere quello che appunto abbiamo vissuto, metterli in relazione, quali erano gli elementi che hanno fatto parte di quella situazione particolare, che ci aiuta a migliorare appunto questa autoconsapevolezza e appunto ad avere questa prontezza psicologica migliore. Affaticamento psicologico, beh, ci sono delle tecniche per affrontarlo, sì, il sistema nervoso centrale e affaticamento emotivo, qui ci sono indicate alcune cose. Certamente se un allenamento è troppo monotono si perde, no? Uno diventa stanco mentalmente, problemi di stile di vita, magari c'è un periodo intenso di gioco, competizione, allenamento, c'è una pressione, magari sono le nuove tecniche di allenamento che mi portano così ad avere una fatica, non riesco a stare dietro, insomma, in buona sostanza. Tecniche per affrontarlo, sì, allenamento psicoregolatore, cerchi un po' da solo di autoregolarti in questo processo, di training autogeno, lo conoscete, tecniche di suggestione, ipnosi e poi un programma attrattivo, cioè qualcosa che ti aiuta ad allentare, a superare quell'affaticamento psicologico, perché ti piace quella situazione, quell'idea di una cosa che si possa fare, ecco. RPM, rilassamento muscolare progressivo e meditazione. Certamente l'RPM riduce l'ansia generale, lo stress, aumenta la concentrazione, riduce i problemi fisici, migliora la qualità del sonno e tante altre cose. Meditazione ottima, meditazione sta prendendo sempre più campo, non c'è solo il rilassamento, ma c'è
questa parte di meditazione importante. Parlavo recentemente con questa giocatrice della Thailandia, Savetta Buttsuttasini, che loro proprio ne fanno, forse perché sono thailandesi, non lo so, proprio una ragione, gli indiani moltissimo, meditazione e yoga moltissimo per trovare, no, l'equilibrio. E lei mi diceva che la meditazione l'aiuta a accettare il bene, il meglio, diciamo così, e il peggio durante una competizione. Cioè loro davano lo stesso valore alla meditazione come modello per appunto per equilibrare, quello che dicevamo prima, equilibrare la vittoria, la sconfitta, lo stress, il l'agio e il disagio allo stesso tempo. Una ottima chiacchierata fu con lei. E quindi arriviamo all'ultima parte, come al solito, nel mio solito modo di fare. Scusate, bevo un po'. Mio solito modo di fare, tecnica, strategia, tattica, l'analisi, chi è il professionista, il proprio gioco, la velocità, l'equilibrio, fattore di rischio e time out. L'analisi. Beh, adesso arriva la parte divertente. Allora, analisi delle prestazioni, secondo me è un valore aggiunto. È importante capire che cosa è successo, l'abbiamo detto e ridetto. Quindi l'analisi della prestazione deve essere monitorata, deve essere automonitorata, lo devono conoscere gli atleti, lo dovete conoscere anche voi. L'analisi del match, quindi non solo i risultati, trovare le ragioni della vittoria e della sconfitta è assolutamente necessario e per poter pianificare la prossima volta, magari si rigioca con lo stesso avversario e si troverà la giusta quadra del match. Gli strumenti che possono essere adottati. Beh, il primo che ci viene in mente è sicuramente il feedback da parte dell'atleta. Finisce la gara, finisce il game, ti dicono subito quello che è successo, almeno molti lo fanno, altri sono in silenzio, altri magari parlano dopo un po', però comunque questo primo feedback è importante per avere, no, una piccola idea di quello che è successo. Oggi come oggi una telecamera o addirittura più telecamere o magari le trasmissioni che adesso sono sempre più frequenti su internet per vedere la propria prestazione, statistiche, strumenti di statistica specifica. Oggi ci sono dei software anche interessanti in giro per il mondo. I cinesi sono già tanto che usano dei software per analizzare la prestazione fisica con come si chiama, con quello strumento frequenzimetro, ecco, si chiama il frequenzimetro, per capire quali sono il momento di stress, il momento di meno stress, e correlato ai dati appunto che ne vengono fuori, vinto il punto. L'analisi è importante, voi siete appunto i depositari di questa importante funzione. Il mio gioco, che è la migliore tattica di sempre, direi best friend forever, BFF, non bisogna darlo per scontato. Come dicevamo prima, l'atteggiamento nella partita e la disciplina del gioco danno l'idea del giocatore, del campione, veramente del campione. Cioè campione, c'è cioè campione e campione, non sono uguali, e io me ne rendo conto quotidianamente, ma è così. Si vede subito quello che riesce, quello che ha l'atteggiamento giusto, la disciplina, il comportamento, anche una procedura, e quello che invece è un pochino più, insomma, un po' sbarazzino, diciamola così.
Mentalità vincente, anche qui è un termine super abusato, ma secondo me la mentalità vincente deve essere sempre presente in qualunque cosa il giocatore faccia. Può essere un esercizio anche, no? Banale di fitness, un balzo, può essere lo schema, può essere qualunque cosa, ma la mia prospettiva, la mia idea è sempre quella: devo riuscire a fare meglio. Se faccio un metro di salto, la prossima volta faccio un metro e un centimetro, e così via, e cerco di andare avanti in questo processo. Ancora una volta, uno alla volta, ma tutto insieme. Quando si lavora con i professionisti, bisogna considerarli un'entità. Non è che non sono i ragazzini di prima che hanno una cosa, magari vi potete concentrare solo su un aspetto. E questi sono giocatori formati, sono professionisti, cioè della loro attività, ne stanno facendo una carriera, ci sono in ballo molte cose, quindi vedeteli dal punto di vista complessivo. La velocità non è la velocità da Formula 1, ma è una velocità intelligente. Questi atleti hanno una caratteristica incredibile, hanno la rapidità, appunto, di valutare una determinata situazione reagendo nel miglior modo possibile e facendo poi la scelta migliore, il colpo ideale per vincere il punto. Questa è una caratteristica, a mio avviso, tutta nostra, tutta pongistica, se mi passate il termine, perché veramente, siccome le implicazioni sono talmente tante, l'effetto, la velocità, la velocità della palla con cui arriva, il piazzamento, noi siamo lì e dobbiamo veramente in meno di una frazione di secondo aver fatto l'elaborazione completa di che palla ci arriva, come ci arriva, quanto effetto c'è, preparare il nostro corpo, riuscire a preparare il colpo e trovare... Cioè, è una cosa talmente affascinante, io non so come dire, è una cosa meravigliosa che pochi forse apprezzano, ma veramente, o forse lo diamo per scontato, non lo so, però per me è affascinante vedere certe espressioni del corpo, del gesto, del colpo, fatte in modo veramente eccezionale. Ecco, questi sono i professionisti. L'equilibrio. Dove gli altri non possono farlo. Stiamo parlando di professionisti, attenzione. Mi piace chiamare la perfetta imperfezione, perché questi lavorano, e cercate un attimo di capire bene, questi atleti sbagliano nel modo come noi pensiamo che deve essere fatto, ma lo fanno in modo perfetto, in modo tale che quell'errore, quella imperfezione, com'è, è gestita in modo perfetto. Pertanto, siccome il nostro sport è per definizione uno sport fatto di equilibrio, di spostamento dell'asse, del baricentro, veramente i fluidi all'interno del corpo si muovono, si perde l'appoggio del piede, un'inclinazione, sono tante cose. Ed è tutto basato su questo, ma perché, come fanno questi bravi veramente in condizioni di equilibrio precario, diciamolo così, a vincere il punto comunque? Certo, c'è una componente di abilità, ma c'è una componente appunto di portare al livello più elevato, massimale, quello che è la capacità di un giocatore in tutte le sue espressioni. Quindi l'equilibrio è fondamentale. Fattori di rischio. Guardiamo oltre, convenzionale e non convenzionale. Dobbiamo abituarci a questo fattore, perché
L'abbiamo visto nei precedenti slide, se vi ricordate. C'è questo bisogno dell'atleta di fare qualcosa oltre le sue capacità. È un fatto naturale e quindi potrebbe essere l'anticipazione, un bisogno tattico, l'atto di sorprendere l'avversario. A volte è usato per stupire se stessi, per mettere, come dire, no, cavolo, ce l'ho fatta, ci sono riuscito, ho fatto una cosa che non ho mai fatto. Sì, mi sono lanciato in quell'impresa assurda, ma poi ci sono riuscito. Pensate che risvolto, che poi corrispondenza potrebbe avere questa cosa nel rendimento dell'avversario, e oserei dire anche nel rendimento proprio, e oserei dire anche nel rendimento dell'avversario. È incredibile anche questa cosa che noi spesso lo diciamo ai nostri professionisti, no? Di rischiare, di buttarsi, vai oltre, anticipa, rischia di più l'anticipazione, perché comunque loro sanno che se va male, ok, è andata male, pazienza, magari andava male comunque, ma se va bene è devastante anche per l'avversario, come si diceva. Beh, insomma, interessante questo aspetto della caratteristica appunto dei professionisti. Il professionista, quindi parliamo del significato più alto, no? Quindi pro a livello pro. Com'è la tecnica di un pro? Secondo me è così fatta bene, così definita, così precisa nello svolgimento, ma anche estremamente flessibile nella sua espressione massimale. Il professionista non è freddo, non è che va in una direzione. Fateci caso, magari osservate meglio le partite, che ne so, i campionati mondiali, il top 64, 32. Guardate e vedete che cosa succede. È veramente un mix di perfezione, ma anche di genialità individuale. Il pro, impatto sulla palla, anche questo è interessante, perché se parliamo di abilità, noi capiremo che l'impatto sulla palla per loro può essere tanto zero quanto n velocità, ma può essere tanto zero nello spin quanto n spin. Ho scritto questa cosa per darvi l'idea che c'è un range, un'area estremamente vasta dove loro possono appunto performare i propri colpi, essi siano di velocità o siano di rotazione. Qui parliamo un pochino più di tecnica, no? Appunto della racchetta sulla palla, l'impatto vero e proprio. Lasciamo perdere per un attimo cosa succede alla parte alta del corpo, a parte bassa, ma parliamo di quel momento proprio in cui si tocca la palla e si esegue un colpo, perché precedentemente abbiamo visto come si dovrebbe eseguire il colpo e come si dovrebbe colpire la palla. La gentilezza del tocco non è esattamente il feeling, per me non è proprio questo, è un po' più di questo, è un qualcosa che si ha veramente la percezione che il feeling abbia quantità, che il feeling abbia una sua quantità, che non è uno, sono molti i feeling. Ecco, questi pro, mentre lo parlo mi esalto perché mi vengono in mente delle cose che ho visto di questi giocatori, e quindi mentre parlo immagino le mie esperienze che ho vissuto e che quindi mi vengono in mente, allora ecco perché mi esalta. E ancora una volta il collegamento, la connessione, questa transizione. Ho visto, ho analizzato molte partite, una di queste, non mi ricordo, forse era
Malong e Ovcharov, professionisti, no? Cioè non c'è nessuno. Malong aveva questa caratteristica di muoversi sempre. Non aveva la pausa, l'abbiamo visto la settimana scorsa, non aveva la pausa, non c'era quel momento in cui giochi un colpo, un rovescio e ti fermi a guardare. Comunque il cervello va da qualche parte, ma va, non c'è niente da fare. Contrariamente, ma saranno successe tipo 4-5 volte, l'altro giocatore si era fermato. Beh, guarda caso, poi la partita finiva con 2-3 punti di differenza, perché poi è lì la differenza. Ne parleremo magari se c'è occasione anche un'altra volta. Guarda, oggi le partite finiscono molte volte 11-9, 12-10, 11-8, e raramente finisce facile la partita. E quindi andiamo a vedere quali sono quelle differenze. Perché c'è quella differenza di un punto, due punti? Ecco, beh, alla fine direi chi si ferma è perduto. Una delle ultime slide, forse la penultima, il time out è una cosa un po' ignota forse, per me è un territorio inesplorato, è quasi il time out una cosa che viene lì al momento, che forse non si può nemmeno programmare, che invece secondo me bisognerebbe programmare, se non altro per educare gli atleti e dire guarda, io capisco che c'hai il momento tuo che sei nervoso, però giochiamo insieme. Perché molte volte gli atleti si prendono da soli time out, lasciano la racchetta con non riguardo verso l'arbitro, che mi dispiace, perché l'arbitro vede andare via un giocatore, quell'altro lo segue e non capisce cosa è successo. Si guardano e dicono: cioè, chi è che ha preso il time out? E invece anche qui bisogna avere. Il professionista deve avere lo stile, i nazionali, i giovani devono avere lo stile, che se lui a chiedere il time out, di indicare correttamente time out, ti prendi il tuo tempo, appoggi la racchetta e vai. Non è un gesto di stizza il time out, no? Sono stizzato perché ho perso quel punto, vabbè, vai, faccio il time out. Insomma, non è così. E però, ecco, possiamo educare i nostri giocatori. Il time out è una cosa invece molto importante che può essere anche allenato. Innanzitutto, quando facciamo l'allenamento a casa, in palestra o in nazionale, quello che è, mettiamolo il time out, cioè rendiamo il giocatore responsabile di questa cosa, ma mettiamo anche il toweling, no? Ogni 6 punti, ma vi siete mai resi conto? Durante le gare ci sono i 6 punti, sembra che 0-0, 3 pari, sembra che ho bisogno del toweling perché ho bisogno di asciugare chissà quale sudore che nemmeno ho. No, ma è solo un'abitudine. Ma quando faccio l'allenamento, a casa, 3 pari si continua. 6 pari, 9 pari si continua. In gara, 9 pari, si usa il toweling come un mini time out. Avete fatto caso a questo? Non so, io ci faccio caso. E quindi mi sembra un non collegamento tra quello che si fa in allenamento e quello che si dovrebbe fare in gara. Facciamo la partita di allenamento? Bene, mettiamoci anche il toweling e mettiamoci anche il time out. Quando chiamare il time out? Questo qui è dopo una sequenza negativa, al match point, nel game decisivo. Sono tante le situazioni e qui mi rendo conto che il time out può essere una cosa improvvisata del momento, perché non sai mai come va la partita. Però certe cose mettiamole in chiaro. Quando chiamarlo il time out? Lo chiamo prima che servo io? Lo chiamo tra i due servizi che ho? Lo chiamo quando ha lui il servizio? Quando ho il match point? Quando sono indietro? Quando sono avanti? Insomma, qui ci possiamo creare un po' appunto i vari scenari.
Per me questa è la parte più importante, perché sì, insomma, sappiamo tutti, chiamare il time out per ripristinare la concentrazione, magari si bevono un po' d'acqua, si danno un morso alla banana, pensare a una soluzione tattica, cercare di cambiare qualcosa, tutte cose belle. Però quando non lo sappiamo? Beh, lavoriamoci su, alleniamolo un po', pensiamoci se è meglio in un momento o piuttosto in un altro. Bene, ultimo pensiero, ovviamente migliorare sempre, questo è il mio non solo pensiero ma è un augurio, cercate di conoscere i vostri giocatori sempre meglio, confrontatevi sempre con loro e vedrete che le cose miglioreranno. Chiarite dei dubbi se ci sono dei dubbi, non lasciate le cose in sospeso. La chiarezza aiuta sempre le persone ad essere migliori di se stessi. Infine, permettetemi appunto di... Questo lavoro, come dicevo, è parte integrante di quei quattro lessons che abbiamo fatto in ambito delle TTF, Performance and Development, quindi anche qui voglio ringraziare i miei collaboratori che hanno preso parte a questo lavoro, Polona, Dominic, Dora, Cassia e Moncio, che sono i miei colleghi in ITTF, che svolgono altri ruoli. Siamo tutti nella stessa barca, diciamo così. Infine, un grande, davvero grande ringraziamento alla Federazione Italiana Tennis Tavolo per questa opportunità. Ve lo dico, mi ha fatto un piacere mondiale essere con voi, parlare di ping pong nella mia lingua, confrontarmi con voi. Ho veramente dato tutto me stesso in questi due appuntamenti. Spero sia stato utile per la federazione, per i tesserati, per gli appassionati, per tutti coloro che hanno a cuore questa disciplina. Sono contento di essere stato qui. Grazie veramente tanto a Matteo, grazie Domenico. Chiudo qui, ho una gran fame della miseria e, vi saluto. Beh, se ci sono delle domande, ovviamente, Domenico, sono... Grazie Massimo, no, domande non ce ne sono. No, domande non ce ne sono, credo che sia stato percepito da tutti poi il grande impegno, la grande passione con cui hai portato avanti queste due giornate. Non posso che ringraziarti, non solo a nome mio ma anche poi della federazione, del presidente che in questo momento è a Bolzano e quindi non è in grado di collegarsi, però veramente grazie per queste due chiacchierate. Magari possono essere l'inizio anche di altre che potremo fare poi di qui in avanti, come dicevi anche tu. E niente, penso che la cosa migliore in questo momento e più giusta sia liberare anche poi chi ci sta ascoltando e augurare buon pranzo a tutti. E... Grazie per la vostra pazienza, chiunque sia, 1, 10, 1000, non ha importanza. Grazie davvero a tutti voi e buon weekend. Mi raccomando, state al sicuro con questo periodo veramente di sfida totale. Teniamo cari i nostri cari, tenete caro voi stessi. Grazie Domenico, grazie Matteo, grazie Presidente, un abbraccio a tutti.